Versi strani. Aiosa, eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua. E una volta tanto non sono in ritardo, quindi me la posso prendere comoda perché sono puntuale con un orologio svizzero, anzi di Cavendish. Ah, puntualissimo. Puntualità è il mio secondo nome. Facciamo le cose piano piano con calma. Adesso vorrei che tu, Twitch, mi regalassi il nome dell'ultima live. No. Perché? Io vorrei capire perché mi dà Necrosera Foul. Io vorrei capire perché cazzo quando condivido il link di Twitch, anziché il nome dell'ultima live fatta, me lo condivide con, non lo so, mi dà Orazka la città dorata. Che è la live di ormai sono tipo 4 settimane fa, un mese fa che abbiamo fatto Razzka. Quindi, boh, proviamo a vedere se invece se prendo direttamente effettivamente lo streaming gli piace di più. Sempre lo stesso, miniatura del cazzo che fa come mi pare. Che fastidio sta cosa. Comunque. Finisco come al solito lo spammino introduttivo. E poi si comincia, anzi per prima cosa vi annuncio, vabbè, di Riello Necrosera. Ah, beh, allora per prima cosa Riello ho più o meno capito come si fanno le donazioni, nel senso che la notifica, aspetta un secondo, non ho il monte 3 mesi fa il mio canale. Obiettivo completato, novità sugli abbonamenti. No, non mi è arrivata nessuna notifica, Riello. Aspetta, Outlook. Che cos'è Outlook? Vedremo di capire un attimo. Hai fatto una donazione tramite PayPal, ok. Allora, aspetta un attimo che vado a guardare anzitutto la dashboard autore su Twitch. Poi vediamo anche il mio PayPal, perché in teoria PayPal. Accedi. Non sto mostrando il live, no? Allora, decidi un SMS, non rompere il cazzo, PayPal.
Acquisti più sicuri, trasferimenti rapidi, posta in arrivo, non ci sono messaggi, saldo PayPal 0 euro. Payments. Non mi è arrivato niente però, Riello. A parte che ho un sacco di roba non detta qua. Strana sta cosa. Pratica canale, obiettivi, community, contenuti, impostazioni, canale. Strano. Non mi ha dato proprio nulla. Sto guardando ovunque, ma. Punti canale. No, punti canale no. Aspetta, fammi provare a vedere in obiettivi. Analitica canale dovrebbe forse darmi. Spettatori medi, ok. Entrate 5.112. Ah, ok, allora, abbonamenti legali 20 marzo, abbonamenti Prime, abbonamenti paganti, non è arrivato. Il 26 marzo 0,01 USD dollari. Non è arrivato proprio niente, Riello, non riesco a capire. Abbonati, abbonamenti. Standard di riferimento, aggiornamento giornaliero, abbonati. In teoria dovrebbe darmi tutto, ma pure su PayPal non è arrivato niente. Cioè, adesso sto guardando la cronologia, appunto, dovrebbe darmi gli arrivi. Cioè, sono arrivato 4.176 anni fa. No, non ti sto mettendo in dubbio, anzi, assolutamente. Non capisco per quale cazzo di motivo, però non me lo dia. Allora, aspetta, questo è forse è perché sto. Allora, questi sono. Inizio, fine, cerca attività. Wallet, magari. Mannaggia la pazza. In realtà, cliccato male e l'hai donato a Marco Suter. Oh no! Maledetto Maro. Invia, richiedi altro. Dona ora, proteggi i dati finanziari. Meglio di Wiseman assolutamente, sì, infatti. Pagamenti, notifiche. No, invio regalo. È un problema, richiede denaro. Quando ricevo un pagamento dovrei avere la notifica. Però zero proprio. Ma neanche da Twitch. Cioè, da Twitch ho capito che c'ha problemi di suo con le notifiche. Però in teoria PayPal invece. Epilogo streaming. Spettatori, abbonamenti, utenti chat. Ma tu l'hai fatta proprio via PayPal? Ma magari forse la deve. Quando l'hai fatta lì? In teoria dovrebbe essere immediato però PayPal. Mi sembra strano il fatto che. Cioè, mi sembra strano, c'è la possibilità forse che PayPal l'abbia dilatata nel tempo. Magari allora fai una cosa, in privato poi scrivimi esattamente i passaggi che hai fatto, senza che stiamo qui a parlare. Mezz'ora fa ho creato un account PayPal tramite prepagata, ok.
mezz'ora fa. E è donato a ga@live.it, suppongo. Che cazzo sta cosa? Sì, ieri abbiamo parlato di Trostani, le tre teste di Trostani, è uscito fuori. Vediamo un attimo, magari internet mi darà una soluzione. PayPal. Non invia denaro. Necrodorazioni su Twitch. Ti ha rindirizzato il sito. Ok, allora andiamo subito a Necrodonazioni. A questo punto, allora, forse potrebbe essere semplicemente che poi, appunto, Necrodonazioni ti riconnette a ga@live.it, che è il mio indirizzo mail, eccetera, eccetera, eccetera. Per PayPal, eccolo qui, necrodonazioni, io ci vado e infatti ti dice persona fisica, voglio aggiungere la donazione, apposta la donazione, sono Francesco, invia la donazione a persona fisica, sì. Avanti, che ne so. 1,00 voglio aggiungere 90 euro per la 47esima donazione del problema di tariffa di gestione. Avanti. Stiamo facendo una donazione tramite, fai una donazione di persona fisica. La cosa forse l'ho sbagliato io, forse è un problema mio. Perché qui cioè, invia una donazione a persona fisica e non dice il mio nome. È normale? Porca troia, maledetto me che non so fare le cose. Vabbè, Riello. A questo punto mo vedo di capire in privato che cosa cacchio è successo e se ci sei domani ti faccio sapere direttamente al volo in live che cosa sono riuscito a scoprire, altrimenti ti mando un messaggio su Telegram. Sono perso i punti e si trasformeranno in scintilla, esatto. No, veramente non. Donazioni Twitch tramite PayPal. Provo a vedere un attimo. Vai sul canale aperto. Ottimo, ottimo. Perché devo. No, bisogna. Per capire che cosa cacchio ho fatto o non ho fatto, se è un problema mio, devo un attimo accedere all'account. In un momento in cui non sono online, devo provare a fare dei test fuori dallo streaming, insomma. Quindi per forza di cose, domani ti faccio sapere che cacchio ho scoperto. Anziché giocare a Elden Ring, prometto che cercherò di capire che cazzarola è successo. Francesco PayPal, non so se è d'aiuto, potrebbe essere giusto, suppongo che possa essere giusto. Se no sto pensando in una maniera. Fa una cosa, prova a rifarlo da capo, senza completare, perché io non ti sto a rubare i soldi, sia chiaro. Senza completare l'acquisto, ma fai tipo degli screenshot. E mandali non sul gruppo Telegram, ma mandali in privato o su Twitch o su Facebook o su Telegram. Così vedo di capire. Cioè posso provare a capire già in live. Ovviamente assicurati che non ci siano dati sensibili, perché
chiaramente non sono, non è un modo per fregartelo sul serio, è anzi per capire che cazzarola ho fatto o non ho fatto. Però ecco, magari si riesce a capire qualcosa. E se no, comunque appena finisco la live mi metto lì, cerco di capire che cazzarola sia successo e che fatica. Perché la tecnologia mi odia e deve funzionare male? Vabbè, comunque sia. Adesso dimentichiamoci questa cosa. Ariello, comunque tu avrai diritto all'argomento, alla live sull'argomento che preferisci, quindi scegli pure il tuo argomento. E poi cerchiamo di risolvere sta roba. Che poi tra l'altro Twitch neanche mi aveva mai mandato la notifica dell'abbonamento tuo. Però ti ho come abbonato da 2 mesi. Quindi boh. Quindi Twitch è stronzo, abbiamo capito questo stasera. Twitch è stronzo. Ah, comunque, allora a questo punto fatemi finire lo spammino introduttivo. Andiamo un attimo su Instagram. No, non lo voglio il sondaggio di Instagram. Live su Tark è cominciata. Stasera parliamo degli Ojutai e dei Jeskai. Quindi bianco-blu e bianco-blu-rosso. La via per l'illuminazione, quella roba monacale. Venite. Quella roba monacale. Uno dice, ma preparateli prima i testi. Suppongo che quelli professionisti facciano 3-4 stories diverse, 3 bozze diverse e poi pubblicano quella che è venuta meglio. Me lo metto sulla fronte. Fine. No, non rompere il cazzo Facebook. E Instagram, non cagatevi il cazzo. Nel frattempo ditemi se si sente la musica. Non lo so, adesso già sono monoparte in tutti i formati. Vergogna, digli che si deve vergognare. Ottimo, si sente la musica. Si deve vergognare perché non si può giocare in mono bianco in tutti i formati. Già giocare bianco è di per sé una punizione punibile con il taglio delle mani. È un'atrocità. Poi giocarlo in tutti i mazzi, che vergogna, che vergogna. Allora, fatemi aprire in tutto ciò la guida. Eccolo qui. 1, 2 e 3. Buh, digli di seguire le live, digli di donare e facciamo una disamina del bianco intitolata Perché il bianco è stronzo? Il migliore dei motivi per cui il bianco è un colore stronzo. Il bianco è buono, è la menzogna, è quello che ti vuole far credere il bianco. Quello che vuole farti credere il bianco si dice buono, mentre il nero te lo dice: guarda, io sono sia buono che cattivo. Se mi gira male, sono egoista, quindi sappi che io penso a me stesso. Potrebbe anche essere qualcosa che tu puoi vedere negativamente. Il bianco invece dice: no, io sono buono, basta. E se non la pensi come me, sei cattivo. Ah, mono white, maledetti.
online. Comunque sia, finito questo dissing al Mono Bianco, direi che abbiamo fatto abbastanza introduzione a dove avvisare su Telegram. Vabbè, in realtà siete già qui, però metti che gli altri stanno aspettando. Fatta questa introduzione, andiamo a introdurre effettivamente l'argomento della serata, ossia il clan Jeskai. Nel presente dei Khan, leggeremo come al solito dalla, come cazzo la si chiama? Dalla guida per Planeswalker. Fatta questa introduzione, andiamo a introdurre. Ecco, è così che funziona, Paolo. Perché all'inizio è lo spammino introduttivo, poi sembra il flagellone quando rileggo quello che ho scritto alla mia correzione. Dunque, vedremo ancora una volta, come abbiamo fatto settimana scorsa, il clan Ojutai, quindi il clan Jeskai nel presente dei Khan, guidato da Narset, il clan Jeskai, li va proprio bene così. Il clan Jeskai nel passato, guidato da Su Yun, e il clan Jeskai come è stato evoluto da Ojutai, come si è trasformato nel clan Ojutai, nel presente dei draghi, The Dragons. Quindi, senza ulteriori indugi, andiamo a cambiare lo sfondo, per quanto vedere le ossa di Ojutai sia sempre divertente. E mettiamo il simbolo degli Ojutai, degli Jeskai, in maniera tale che quando andrò a scrivere i capitoli, a mettere i capitoli della live, saprò dove iniziamo a parlare del Jeskai. Jeskai è il clan bianco, blu e rosso, il Darker, giusto per... Cominciamo a leggere, mi soffio il naso e cominciamo a leggere. La via Jeskai, panoramica del clan. I Jeskai si ispirano alla Stanza dei Draghi, un avvenimento. I Jeskai si ispirano all'astuzia dei draghi e il loro simbolo è l'occhio. I membri di questo clan sono esperti di arti marziali, mistici e guerrieri erranti. Per i Jeskai, la scoperta e l'illuminazione sono gli obiettivi primari. I membri del clan concentrano le proprie energie sull'apprendimento e sull'ascensione, tra virgolette, a livelli di perfezione sempre più elevati. In giovane età ha inizio un rigoroso allenamento per il corpo e la mente, che dura per tutta la vita. Il clan ha un forte senso delle tradizioni, sì, delle traduzioni, delle tradizioni, dell'onore e del rispetto. L'astuzia e la strategia del combattimento sono di elevato valore per i Jeskai, i quali sono associati all'occhio del drago. Invece di una città centrale in cui risiede il potere, la cultura Jeskai si basa su una serie di fortezze isolate. Queste fortezze conservano le proprie cerimonie e scuole di pensiero individuali, ma sono legate tra loro dalle tradizioni e dai valori dei Jeskai. Dov'è il microfono? Gli stranieri possono unirsi al clan se dimostrano un serio impegno al rispetto del rigore. L'età è un segno di onore e la venerazione per gli anziani è molto forte. I valori del clan. I quattro pilastri della via Jeskai sono gli stornelli. Che c'entra gli stornelli? La venerazione per gli anziani è molto forte, non ho capito. Agli stranieri possono unirsi al clan. Gli stranieri possono unirsi al clan se dimostrano un serio impegno al rispetto del rigore. L'età è un segno di onore e la venerazione per gli anziani è molto forte.
Dicevo, che cazzo c'è con gli stornelli? Ah, ok. I quattro pilastri della Viaggio Sky sono disciplina, illuminazione, operosità e tradizionalismo. Disciplina. I Jeskai si dedicano alle arti marziali e alla maestria delle armi. Fammi vedere, monaci Jeskai, meditazione e incanto. Benvenuti a sti procioli. Bisogna cantarla tutta qua. Ragazzi, è uno stornello, in realtà non credo sia proprio uno stornello, è più la cosa fracche albervomano che vanno è l'idea dello ristorante in cui ti prendono parolacce, classico dell'immaginario comune di Roma, che credo ci fosse proprio, Monaco Bardo nuovo sottotipo, esatto. Ti canta il barcarolo romano, la gita di castelli, la società dei magnaccioni. A noi ci piace dei magna beve, però no, non ci piace dei magna beve, no. A noi ci piace disciplina, illuminazione, operosità e tradizionismo e non ci piace dei lavorà. I Jeskai si dedicano alle arti marziali e alla maestria delle armi. Ogni persona, contadino, pescatore o monaco, ha una propria arma. Minchia. America once again, all over again. Lo studio e la pratica dell'arma non ha mai fine. Un giorno senza allenamento è per i Jeskai un giorno sprecato. Oltre all'allenamento, all'uso delle armi, i membri del clan dedicano molte ore del giorno alla meditazione fisica, studiando al rallentatore le figure di combattimento praticate. Questo allenamento può avvenire attraverso una cerimonia mistica nella quale i maghi Jeskai combinano questa pratica con la magia, sebbene non sia necessario padroneggiare la magia. Anche per le persone che non possiedono capacità magiche, questa meditazione fisica rallenta l'invecchiamento. La durata della media della vita dei Jeskai è quindi più del doppio di quella di ogni altro clan, ma solo perché, aggiungo io, la trasformazione in Lich non è considerata durata media della vita, altrimenti sul Tai penso che batterebbero 10 a 0 qualunque altro clan. O la sopravvivenza come spirito. In effetti anche gli Abzan con gli spiriti non scherzano. La scala dell'adepto. L'ha detto lui. Questa scala è scolpita, i sultani non si lamentano quando gli altri la vince, esatto. È scolpita nella parete di una vetta di roccia. Di roccia bianca che si estende alta nel cielo. La scala si sviluppa intorno alla vetta, fino alla sommità, sulla quale si trova un tempio dalla vista imparagonabile. L'ascesa di questa scala è considerata un rito di passaggio all'età adulta per i Jeskai. L'ascesa non è difficile se si esclude il fatto che deve essere effettuata sulle mani. Come prego? Va bene. Loro scalano, loro fanno le scale con le mani. Va bene. Jeskai, signori! Ma non più White Aligned! Già mi mancano gli Abzan con le loro tradizioni terra-terra, letteralmente terra-terra. Per salire 1578! 1578 contati! Mi piace pensare che uno è stato lì a contarli sulle mani, ovviamente, mentre scriveva coi piedi. Stava lì a contare un gradino, due gradini, 1000 gradini, 1560, 1561. Sono necessarie resistenza, forza ed equilibrio incredibili. I giovani Jeskai trascorrono anni per la preparazione, iniziando da quando hanno 4 anni. Coloro che riescono nell'impresa vengono considerati adulti. Cioè, questi da quando hanno 4 anni gli insegnano a camminare sulle mani. Da noi ti insegnano a lingua dell'inglese.
non lo so, l'italiano, la grammatica, no, le cose importanti della vita. Te insegniamo a camminare sulle mani. Va bene. La maestria delle armi. I Jeskai studiano e realizzano una grande varietà di armi, bastoni, picche, stiletti, coltelli a serramanico, adesso arrivo a spiegarlo. Coltelli a serramanico. Vabbè. Cioè, tutti i Jeskai lo fanno non solo i monaci, pure i pescatori? Sì, idealmente. Ora non lo so onestamente, però forse sì, forse sono in mola, però non fa questa. Eh sì, tecnicamente lui dice che ogni persona, contadino, pescatore o monaco ha una propria arma. Quindi sì, e che questo allenamento serve per imparare la disciplina e maneggiare le armi. Quindi sì, i pescatori a quattro anni, anziché andare a raccattare le reti con i genitori, nel tempo libero vanno a pesca, durante le 8 ore di scuola invece imparano a camminare sulle mani. I Jeskai studiano e realizzano una grande varietà di armi, bastoni, picche, stiletti, coltelli a serramanico, che suona veramente malissimo. Io mi immagino un Jeskai che esce fuori dal vicolo buio col coltello a serramanico. Il Jeskai bulletto anni 50 americano. Artigli, spade a doppia punta, cordoni e mazze ferrate. Gli avamenti Jeskai utilizzano come armi anche fini reti per intrappolare e trasportare i nemici invece di ucciderli. Illuminazione. I Jeskai ritengono di essere più illuminati degli altri clan. Pensano di essere gli unici a comprendere la vera natura del mondo e quindi sono i giustificati amministratori della giustizia. White Aligned del cazzo. I Jeskai sono convinti di avere a disposizione più di una via verso l'illuminazione e ogni fortezza ha le proprie idee su quale cammino sia il migliore. L'illuminazione non è considerata uno stato finale da raggiungere e quando viene chiesto loro cosa si intenda con illuminazione, i monaci Jeskai rispondono con una criptica frase come l'illuminazione è la contemplazione che non può essere contemplata. Non so voi, ma sto leggendo da 3 minuti e da, vabbè, da 10 minuti e già mi stanno sul cazzo. È una sensazione solo mia? Ditemelo, magari sono solo io, ma già mi stanno sul cazzo, Jeskai. C'è quel colore lì che non piace, non ci piace, esatto. Ma vabbè, uno che ti chiede, sì, senta, ma lei che intende con l'illuminazione? L'illuminazione è la contemplazione che non può essere contemplata. Mi stai prendendo per il culo? Come minimo sbrocco. La curiosità e la scoperta sono considerate elementi essenziali per il raggiungimento della saggezza, indipendentemente dal cammino scelto. Ogni persona. Indipendentemente dal cammino scelto, ogni persona ha il dovere di raggiungere lo stato di saggezza e di creare strumenti metafisici, compreso il controllo di tutti i fuochi, forze elementali del mondo. Pirosangue, Fireblood, immagino in inglese. Per i Jeskai il Pirosangue è il più importante dei fuochi elementali. Essi sono convinti che, durante il combattimento, un lottatore debba abbandonare la logica e la compassione ed essere pervaso dal Pirosangue. Ce devi vedere rosso, devi menà.
Chi mena per primo mena più volte. Dici, questa è la filosofia del Pino Sangue. In questo stato il furore è considerato appropriato. Solo attraverso molti anni di allenamento e disciplina i combattenti sono in grado di raggiungere il pieno controllo del Pino Sangue. Molti Jeskai ritengono che il Pino Sangue porti allo stato di superuomo, nel quale diventano invincibili alle armi e agli attacchi. Ci credo. Sei talmente incazzato che non percepisci il dolore. Il che mi riporta in mente il trailer Aia, ma sei scemo di Noccio Capatonda. C'ho rabbia, ti fa di mettere questa fottuta rabbia sotto contratto. Cioè, cos'hai, ragazzo? C'ho rabbia! Ti fa di mettere questa fottuta rabbia sotto contratto? Capolavoro, sì, del cinematografia. Ma questo è un coglione, qua è diventato storico. Per il Jeskai la compassione non è innata. Ah no, scusate, sono andato oltre. Compassione. Per il Jeskai l'onore è fondamentale e spesso si schierano a favore di oppressi e poveri. Giudicano e uccidono. Sono pugile! Cosa sei tu? Sono pugile! Il pugilismo, ragazzo. Giudicano e uccidono. Anche, piccolo dettaglio, velocemente coloro che appaiono oppressori e prepotenti. Per il Jeskai la compassione non è innata, deve invece essere appresa attraverso lo studio, la disciplina e l'esperienza. La compassione deve sostituire gli istinti di base. Il lancio della pietra. Il venerato monaco e anziano Khan Su Yun, pace all'anima sua, lanciò una pietra in un migliaio di spiacchi. Scusa, allora. Ricominciamo. Il venerato monaco anziano Khan Su Yun, che conosceremo meglio dopo, lanciò una pietra in un migliaio di specchi d'acqua, laghi, fiumi e mari. La leggenda narra che attese sulla riva che le onde si spegnessero e l'acqua gli donò la saggezza. Ora, io capisco che si basa sulla filosofia orientale. Livello 1, lancio della pietra. Lancio della pietra. Livello 2, lancio della pietra in testa a uno. Livello 3, lancio della pietra in testa a uno per fargli tornare la memoria. Hanno anche il rosso. In realtà loro hanno il blu al centro. Però sono bianco, rosso, blu che si mischiano molto bene. Cioè, da quel punto di vista, tanto di cappello, capisco che sia l'approccio di Magic alla filosofia orientale, tipo aspetta il cadavere del tuo nemico, passi sul fiume, quello che è. Però mi sembra un po'. Boh. Non lo so. Mi sembra tipo il Vaffangala, avete presente? Dice il. Com'era? Avete presente il Vaffangala? No, il rosso è. Hanno anche il rosso, ma il colore centrale è il blu in teoria. Cioè, sì, nell'immagine vediamo il rosso al centro, però loro sono blu. Come tutti i tricolor, no? Sono un mix di tutti e tre i colori, però hanno un colore portante. I Vuillamson avevano il bianco, i Jeskai il blu, i Tsultai hanno il nero, i Mardu hanno il rosso e i Temur hanno il verde. Per cui, per esempio, il Su Yun è una carta blu che poi ha un'abilità bianco-rossa. Stessa cosa i frammenti di Alara, i triomi di Ikoria e le cose di Capella. È proprio di design, loro dicono, ok, a meno che non vadano a fare un cambiamento in questa regola, però comunque
di base era, per esempio, in Tarkir c'era come facciamo queste gilde tricolor? Allora, prendiamo un colore e rispetto a quel colore lo mettiamo a confronto con i suoi nemici. Quindi, con un nemico e con un alleato. Quindi prendiamo il blu e lo mettiamo a confronto con il bianco e con il rosso, che sono nemici tra loro, ma sono un alleato e uno nemico del blu. Idem per Sultai, idem per Tengu, Mardu, eccetera, eccetera. Abzan e basta. Poi non so Alara invece su cosa si basasse, però c'era anche lì Grixis era palesemente nero con influenze blu e rosse. Cioè, in Grixis ci stanno i morti che camminano, i morti che camminano sono neri. No, 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 non è un colore contro due, sono un colore che va a un alleato e un nemico. No, non è un colore contro due. Può darsi che un colore contro due sia Ikoria, credo. Non sono sicuro di ricordare bene Ikoria com'era a livello di sviluppo e design. Mi pare però che non girasse intorno al conflitto, bensì anche lì su dei colori. Allora, cioè, poi in realtà Ikoria ha avuto una modifica di questi colori, perché per esempio i Mardu di Ikoria sono molto più bianchi che rossi. Zagot, i Sultai di Ikoria sono molto più verdi che blu, che neri. Non hanno tanto gli zombie, e invece gli Abzan di Ikoria con Netroi hanno il colore nero al loro centro. Allora sì, allora a quel punto probabilmente è come dici tu, Liello, probabilmente Ikoria si basa su quello. Un colore contro due, quindi gli Abzan sono il nero con gli Abzan, Netroi il trioma bianco-verde-nero, Hidata come che si chiama, è il nero che combatte, è al centro e combatte contro verde e contro bianco. Ma con Tarkir no, con Tarkir è quello che dicevo prima, è il colore al centro che ha un alleato e un nemico. Quindi nel caso di Jeskai è blu che ha come alleato il bianco e come nemico il rosso. Sebbene poi anche i Jeskai di Ikoria mi sembrano più legati al blu col rosso, via, vabbè. No, forse i Jeskai di Ikoria allora sono basati più sul rosso che ha come nemici. Allora i cosi sono basati sul blu. Sì, sì, quello che dicevo, i Mardu di Ikoria sono più basati sul bianco che ha come nemici rosso e nero. Vabbè, ho capito, vado a cercarmi. Per concludere l'argomento, mi vado a cercare il nome di Triomo. Trioma, oh. Allora, Savai è il trioma rosso, bianco e nero. Quindi Savai si basa più sul bianco al centro, e infatti la carta della leggendaria, diciamo, tricolor, il mito della leggendaria di Savai, che è il gattone tigre arancione, che non mi ricordo il nome, è bianco e ha degli effetti se paghi rosso e nero. Quindi è un colore bianco che ha come nemici rosso e nero, Savai. E sono i Mardu di Ikoria. Invece Ketria ha al centro il blu, che ha come nemici il rosso e il verde.
Kedra sono i Temur di Ikoria. Indata ha il nero al centro e ha bianco e verde come suoi nemici. Indata è sempre gli Abzan di Ikoria. Rohirrim ha come nemici, ha al centro il rosso e ha come nemici il bianco e il blu, ed è quindi i Jeskai di Ikoria. E infine i Sultai di Ikoria, ossia Zagoth, hanno il verde al centro e il blu e il nero che sono in conflitto con lui. È in questo che differiscono. Io voglio vedere poi un attimo una cosa. È in questo che differiscono Ikoria e Tarkir. Tornando a noi, un po' come differiscono poi Strixhaven e Tarkir dei draghi. Entrambi sono comandati dai draghi, ma i bicolor di Strixhaven si basano sul conflitto tra i due colori e non sulle somiglianze dei due. Dicevamo, il lancio della pietra. Il venerato monaco e anziano Khan Su-Yum lanciò una pietra in un migliaio di specchi d'acqua, laghi, fiumi e mari. La leggenda narra che attese sulla riva che le onde si spegnessero e l'acqua gli donò la saggezza. Questo è un esempio del cammino verso l'illuminazione. Esistono migliaia di racconti come questo nella tradizione Jeskai. Il cammino verso l'illuminazione di ognuno è unico e personale. Gli allievi delle fortezze riportano questi racconti su pergamene incantate affinché si mantengano per l'eternità. E comunque, ritorniamo al discorso che la cosa è che sembra molto, questa filosofia orientale mi sembra molto stereotipata. È legata anche a, cioè sembra veramente i denti del grande saggio tipo Vaffanghala per l'appunto, non so se ricordate il comico di Colorado di tantissimo tempo fa che diceva che faceva le male grandi massime del Vaffanghala, del maestro Zen, non mi ricordo come si chiamasse, che era tipo, dice il. Tipo, oddio, aspettate. Vabbè, erano rime con degli animali che di solito si concludevano in maniera buffa. Anche quello di Comics è un altro esempio di stereotipo di grande saggio orientale che dice tante cose, ma in realtà non ti dice un cazzo. Io lo farei pure sentire, anziché farlo sentire, vediamo se riesco a trovare il Vaffanghala. Ecco, tipo, era tipo, dice il pesce sega al ragno, cosa facevi prima in bagno? Dice il ragno al pesce sega, scusa, ma a te che te frega? Dice l'ognuno del Fringuello, che fine ha fatto tuo fratello? Dice il Fringuello all'ognuno del Reno, è finito sotto un treno. Scusate, a me fa morire da ridere, non so perché, il mio umorismo è molto becero. Allora, comunque, tornando ai Jeskai. Operosità. I Jeskai condannano l'ostentazione della ricchezza e l'edonismo. Le loro fortezze sono austere e pratiche. Data la lunghezza delle loro vite, gli artigiani trascorrono anni di apprendistato prima di diventare maestri del loro mestiere. Le loro creazioni sono sgargianti e inaspettatamente semplici, e le tecniche utilizzate sono impeccabili. I Jeskai hanno sviluppato una tecnologia ingegnosa basata sulla ruota idraulica per
per produrre energia e trasportare acqua dolce fino alle fortezze più remote, in cima alle montagne. Gli artigiani realizzano sestanti e altri oggetti in metallo, ma solo in quantità ridotte. Opere di splendida fattura. Gli artigiani dimorano nella fortezza dell'Occhio Saggio. Ognuno realizza un'opera ogni stagione. Un affresco, un calice intagliato a mano, una pittura su una pergamena. Ogni loro opera è splendida e viene trattata ad alto prezzo nelle città lontane. Le vie fluviali. Oltre ai villaggi adiacenti le fortezze, tutti i villaggi Jeskai sono posizionati lungo le vie fluviali in Tarkir, le gigantesche ruote idrauliche raccolgono l'energia dello scorrere del fiume e la rendono utilizzabile per le imprese ingegnose del clan. Infine, tradizionalismo. I quattro pilastri, appunto. Ogni fortezza ha i propri manuali e le proprie tradizioni segrete su come raggiungere i più elevati livelli di illuminazione. Esistono decine di scuole, uniche nel loro genere. Alcune si ispirano agli aviari, altre sulle leggende degli antichi draghi. Si hanno molte discipline, le quali richiedono una vita intera per diventarne veri maestri. Per questo motivo, molti Jeskai decidono di seguire un solo cammino. Pino. Beh, stasera è così, stasera è Comedy Central. I Jeskai ritengono che ognuno, compresi i comuni artigiani, debba vivere in maniera rigorosa in povertà, allo scopo di ottenere l'accesso alla conoscenza mistica e alla maestria fisica. Gli annali dell'Occhio Saggio. Documenti conservati dal Khan dei Jeskai nelle ultime centinaia di anni. Solo il leader dei Jeskai, attualmente una donna di nome Marzet, ha il permesso di leggere gli annali. Gli annali descrivono i tempi antichi e il declino dei draghi. Conservano i segreti di innumerevoli magie e cerimonie, conosciute solo da un numero ridotto di persone nei secoli. Scuola delle Perle. Tradizione di arti marziali i cui seguaci hanno il nome di combattenti delle perle. Portano il nome di combattenti delle perle. I combattenti delle perle sono erranti che risolvono le dispute tra gli abitanti dei villaggi. Il loro stile di vita prevede un elegante combattimento e un severo codice di legge. Durante la battaglia, i combattenti delle perle evocano e malobrano migliaia di perle. E i combattenti delle perle possono utilizzare queste perle sia per le perle che per le perle, sia per difesa che per attacco. Possono farne volteggiare migliaia nell'aria come un'onda, oppure intrappolare il nemico in una nuvola di perle. Il terreno fu ricoperto da così tante. No, scusate, dopo una grande battaglia tra combattenti delle perle e una banda di fuorilegge, il terreno fu ricoperto da così tante perle che sembrò ci fosse appena stata un'abbondante nevicata. I bambini raccolsero i resti incandescenti nella speranza di venderli, ma scoprirono che erano evaporati poche ore dopo la battaglia, il che ce la dice lunga sulla purtroppo condizione di vita dei bambini Jeskai. Se questi poveracci raccolgono le perle per sperare di venderle, evidentemente non hanno molto da mangiare. Cioè, neanche perché sono scintillanti, se le portano a casa, le tengono come souvenir, no, le vogliono vendere. Quindi questi poveracci magari volevano comprare la medicina alla nonna malata, e invece no, gli si evaporano in mano. Hanno le perle da sgranocchiare? Non l'ho capita. Sì, comunque sono dei poracci. Hanno le perle. Ah, ok, dice, hanno le perle da sgranocchiare. Non hanno nemmeno quelle da sgranocchiare. Perché gli evaporano. Non possono nemmeno mangiare, poveracci.
Quindi da bambino tu sei costretto a camminare sulle mani, imparare a camminare sulle mani, a dover raccogliere le perle e sperare di rivenderle prima che queste si evaporino nell'aria, altrimenti probabilmente morirai di fame. Hanno le perle a sgranchiare nel senso che non mangiano, hanno le perle. Mangiano le perle, suppongo fosse quella la battuta. Erranti Kaishan. Questa scuola di prestigiatori ammira i giochi delle risate o gli scherzi verso gli stranieri. Questi scherzi hanno lo scopo di spingere le persone a mettere in discussione le loro credenze o a godersi l'assurdità della vita. Questa scuola non è situata in alcuna fortezza. Al contrario, è intento a organizzare incontri regolari nelle lande selvagge. I Kaishan si muovono in piccoli gruppi di mentori e studenti e spesso basano la loro sopravvivenza sull'elemosina. Sfortunatamente, le situazioni di violenza nei confronti di questi prestigiatori da parte degli stranieri sono all'ordine del giorno. I banditi li aggrediscono regolarmente per diletto, alcuni erranti li trattano con gentilezza, ma non desiderano prendersi il merito per le loro azioni. Molti Ifrit Jeskai sono diventati membri di questa scuola, intraprendono i loro viaggi solo con altri Ifrit e diventano prestigiatori. In realtà non so se si dica Ifrit o Efret. Gli Efret o Ifrit o Ifrit Jeskai hanno la reputazione di non essere in grado di porre un freno ai loro scherzi. Molti di loro sono stati coinvolti in scherzi dal tono, si legge Efrit. Efrit, ok. Gli Efrit Jeskai hanno la reputazione di non essere in grado di porre un freno ai loro scherzi. Molti di loro sono stati coinvolti in scherzi dal tono sinistro e quasi crudele, ottenendo come risultato di essere cacciati dalla società Jeskai, da Narset. Efrit. Ok, Efrit. Oh no, Efrit. Vabbè, quello che è. Efrit. Così? Manda un vocale così lo sento. Accendo il telefono, mandami un vocale. Non c'è la chat vocale su Twitch, peccato. Struttura del clown. Ah, ecco il vocale di Fao. Dai, bravo, accendo, non to togli il volume, fra. Bella mossa. Efrit, ok. Efrit, ok, ci siamo, ci siamo. Efrit. È arrivato Efrit sono arrivato. Efrit. Non so perché mi andava a farlo. Sembra la voce di Google Traduttore. Un po' sì. Struttura del clan. Il clan Jeskai è una combinazione di erranti nomadi che si spostano con le correnti d'acqua e popolazioni stabili localizzate intorno alle fortezze o in villaggi lungo le vie fluviali. Pensa a Efritto. Ma che è barese, le fritture. Efritto. Molte delle fortezze contengono villaggi all'interno delle loro mura e i mistici, gli allievi delle fortezze, rimangono di solito in un luogo per tutta la loro vita. Questi luoghi sono i villaggi più sicuri. E protetti del clan, ma la maggior parte dei Jeskai ritiene di essere una popolazione di fiume e vive ai bordi dell'acqua. Piccole bande di famiglie trascorrono parte dell'anno in viaggio con un villaggio, ma a volte si mettono in viaggio da soli. L'indipendenza è una delle caratteristiche principali del popolo Jeskai. Fortezze
se ricordatevela questa cosa dell'indipendenza dei Jeskai, perché vedrete come finirà male quando arriva Jotai. Fortezze e strutture minori. I Jeskai riconoscono quattro fortezze principali, antiche e inaccessibili. Ognuna è sede di una scuola venerabile con le proprie tradizioni e le proprie credenze sull'illuminazione. C'è chi usa le candele e chi usa le lampadine. Grande campione. Si hanno anche molte strutture più piccole, costruite più recentemente, recentemente e che sono più facili da raggiungere. Comunque, se non lasciate il follow e non fate la sub dopo queste battute, io veramente non so a chi dovreste dare la vostra sub e il vostro follow. Poi certo, c'è sempre quel piccolo, minuscolo problema del fatto che, per esempio, Riello non manda i soldi. Paypal non manda i soldi di Riello. Alcune delle strutture minori ospitano scuole, che sono però di solito succursali. Quali altri colocalali hanno un umorismo come questo? Penso nessuno. Ospitano scuole, che sono però di solito succursali delle fortezze principali. Le strutture minori sono costruite lungo le tratte battute. A proposito di umorismo, le tratte battute. I viaggiatori possono spostarsi dall'una all'altra in uno o due giorni, potendo fare affidamento su pasti caldi e un tetto sulla testa. Altri popoli tentano a volte di stabilirsi nel territorio Jeskai, ma i guerrieri erranti sono rapidamente pronti a scacciarli. Ma che belle persone! Ma che belle persone! Aiutiamoli a casa loro, sono molto i Jeskai, quindi. Amministrazione. Adesso mi sto venendo in mente Jeskalvini. Larset Meloni. Ce l'avranno i Meloni sul parco? Sono Larset, sono una donna, sono Jeskai. Sebbene Larset sia riconosciuta come il clan dei Jeskai, Giorgia Larset, ogni fortezza o struttura minore è indipendente per quanto riguarda le faccende quotidiane. Ogitai in realtà è la dragonessa. Esattamente, è proprio così. Larset è riconosciuta come autorità per guerra e diplomazia. Per le attività giornaliere, i Jeskai seguono un loro insieme di regole con un codice semplice che descrive come interagire con gli altri membri del clan. Queste regole comprendono una presunzione di innocenza dell'accusato, un diritto all'arbitrato delle controversie e un processo per i Jeskai accusati di omicidio. I Jeskai non si fidano degli stranieri quando si tratta di obbedire alle regole di correttezza e onore del clan. Perché? Perché gli stranieri, come dicono, come si sa, no? Gli stranieri sono quelle persone che vengono a casa tua e vogliono imporre la loro visione del mondo, e allora tocca a noi mantenere le nostre radici italiane, cattoliche, romane e tutta quella roba lì. E allora, questa è una brutta imitazione di Salvini. E sì, ragazzi, anche questo è anti-Gilloquiversita. Satira politica per quattro soldi, fatta tanto per ridere. Però dai, cioè, i Jeskai sono dei pezzi di merda. I Jeskai non si fidano gli stranieri quando si tratta di obbedire alle regole di correttezza a nome del clan. Vedrete come invece non dirò nulla di tutto questo, tipo Jeskai sono dei pezzi di merda. Vedrete come non dirò una sola parola ma negativa sui sultai. Oppure dirò, no, ma perché i sultai non è che sono cattivi, è che è... Vedrete. Io lo so già. Sono prevenuto nei confronti del bianco, lo so. Che ci devo fare? È un mio bias. I Jeskai non si fidano degli stranieri, l'abbiamo già detto. Nelle interazioni tra Jeskai è scontata l'applicazione delle regole e della fiducia e la difesa da parte dei guerrieri erranti.
Vie. Esistono tre vie principali nelle tradizioni di legge Sky. Quando uno studente diventa adolescente, può scegliere tra tre cammini. Ne hai fatta anche tu, una donazione di 5 euro con PayPal. Vediamo se arriva. Ok. Io mi tengo. Grazie comunque, Faule. Cioè, grazie anche a Riello, perché. Nel senso, grazie. In realtà, in tutto ciò. In tutto ciò, io nemmeno ti ho ringraziato, Riello, perché ero talmente preso dal bestemmiare contro PayPal. Per esempio, adesso mi dice comunque la stessa cosa di prima: 0 euro sul saldo PayPal. Che cazzo, allora. E in più, no, come vedete, non è arrivato, non c'è stato nessun annuncio a schermo e non mi è arrivata la notifica. Sto guardando pure la mail, ma non c'è nessuna mail da PayPal né da Twitch. Vediamo se per caso accedendo a Twitch, andando proprio su Twitch, mi appare una notifica. Ma no. Non la vedo per ora. Sub gift. Nessuna transazione. Ragazzi, io non so che dirvi. Devo assolutamente assicurarmi di cosa sta succedendo. Magari se io spero che sia semplicemente una questione di su PayPal, su Twitch ci mette di più rispetto a un normale trasferimento di soldi su PayPal. I soldi ci mettono di più ad arrivare e allora magari, essendo pure sabato, l'ho visto PayPal, l'ho visto PayPal, non c'è niente. No, aspetta, adesso ho 3 euro. E no, allora sì, adesso ho 3 euro. Ok, ho fatto un trasferimento direttamente da lì di 3 euro. Ecco, quello è arrivato. E allora, o è il link di Twitch che non funziona, o le donazioni su Twitch ci mettono un po' di tempo da arrivare. Avvita PayPal. Poi ottenere soldi più vocenti del flusso video, in questo modo desidera. Avete toccato il pollo, ormai non c'è la situazione da impostare. Sì, sicuramente arriva subito, su PayPal arriva subito. Poi non so. Adesso voglio vedere un attimo. Ricevere azioni su Twitch, la procedura non è complicata correttamente. Se sei interessato a ricevere azioni su Twitch, cerco i vari metodi. Vogliamo informarti che ogni donazione su Twitch è soggetta a tassazione in quanto essa non viene considerata come una vera e propria fonte di reddito, non come un regalo o donazione, appunto. Quindi forse siccome è considerata comunque tassazione, è soggetta a tassazione, bisogna fare. Grazie Faul, grazie. Grazie a Faul, ma grazie anche a Riello di nuovo, perché comunque, ripeto, non è che stavo facendo. È proprio che non so perché non sta funzionando come vorrei Twitch.
Semplicemente questa cosa, non ho mai messo in dubbio, francamente, Riello, che tu non avessi fatto la donazione. Fin dall'inizio ho detto no, cazzo, c'è qualcosa che non va. Non riesco a capire cosa. Spero che sia semplicemente una questione di ci mette un po' di tempo ad arrivare una donazione su Twitch. Ma vedrete che secondo me io temo che sia semplicemente una questione mia. Devo aver abilitato male PayPal o devo aver fatto qualcosa di sbagliato. No, aspetta. Ah, attenzione. Ecco, vedete, i pagamenti disponibili. Prima di decidere, ti consiglio di prendere in considerazione tutte le questioni. PayPal. Domande frequenti sul pagamento degli affiliati Twitch. E io sono affiliato. Attenzione, tempistica per il pagamento da 1 a 2 giorni. Allora, potrebbe rimane comunque valida l'ipotesi Francesco hai fatto una cazzata. Rimane valida e mi assicurerò che sia tutto in regola comunque dopo la live. Esatto, c'è cioè di mezzo domenica. Vediamo che cosa succede. Vi tengo aggiornati comunque su Telegram. Se entro mercoledì non è arrivato niente e io mi sono assicurato di aver fatto tutto bene, domani vi faccio sapere se io ho fatto tutto bene comunque. Perché dopo controllo e mi assicuro che il link funzioni e che sia tutto in regola. Se ho fatto tutto bene e comunque entro mercoledì non è arrivato un cazzo, vi faccio sentire su Telegram. O direttamente live venerdì pure, però vabbè, su Telegram magari è più immediato. Vediamo che succede, ragazzi. E nel caso, intanto, sapendo che potrebbe volerci del tempo, a questo punto forse vale la pena fare direttamente su PayPal. Devo capire poi perché non arrivano le notifiche. Vedremo. Vi tengo aggiornati. Va studiata questa situazione. Dicevamo, esistono 3 vie principali nella tradizione Jeskai. Intanto grazie comunque a tutti e due. Quando uno studente diventa adolescente può scegliere tra 3 cammini. Artigiano, mistico o guerriero errante. Sebbene la maggior parte degli studenti sia nata all'interno del clan, ci sono stati alcuni giovani Temur o orfani provenienti da un altro clan che hanno ricevuto un'educazione Jeskai. La via dell'artigiano. I ragazzi Jeskai che scelgono questo cammino terminano la loro educazione imparando un mestiere o morendo nel tentativo. I Jeskai sono rinomati per la loro capacità di realizzare armi di ogni tipo e ogni materiale. Ogni trattativa comprende la realizzazione di un'arma. I fabbri realizzano bollitori e spade. I tessitori realizzano lenzuola e fruste intrecciate. I falegnami realizzano scrigni in legno e frecce. Esistono associazioni di artigiani che costruiscono mulini ad acqua, battelli e altre opere per il popolo Jeskai. Molte delle fortezze inviano fondi per la realizzazione di battelli e donano vasi per la crescita delle famiglie Jeskai. Però abbiamo detto prima che non è contemplata la ricchezza, quindi però è giusto che le fortezze abbiano il proprio tesoro, col quale abbiano i propri fondi con i quali finanziare. Come funziona questa cosa? Cioè, ognuno non può avere più di quanto necessario e quindi se un mulino costa 50, i Jeskai raccolgono 50
le fortezze raccolgono 50, magari prendendo donazioni PayPal da tutti quanti, e così non hanno la ricchezza, o invece hanno un proprio tesoro personale, una cassa fondo da utilizzare. La via del mistico. Questi studenti proseguono gli studi nelle arti. Girls, why women live longer than men? Boys, via dell'artigiano. Esatto. Via dell'artigiano è alternanza scuola-lavoro, praticamente. La via del mistico. Questi studenti proseguono gli studi nelle arti marziali e arcane e diventano infine allievi, insegnanti e monaci delle fortezze. Arcane, chi se non cura arcane, dice la vecchia barzelletta. La via del guerriero errante. La via del guerriero errante può entrare direi che può entrare in Trostani, nello scioglilingua di Trostani. Le tre teste di Trostani contro i tre guerrieri erranti. I 33 guerrieri erranti. Questi studenti vengono istruiti da un errante anziano e trascorrono una quantità di tempo crescente nelle lande selvagge, nelle quali hanno il ruolo di esploratori, spie e amministratori di giustizia nomadi. Luoghi importanti del clan. Fortezze. Esiste una rete di antiche fortezze su tutto il territorio Jeskai. Ogni fortezza ha il proprio insegnante, la propria scuola di arti marziali e i propri insegnamenti arcani. Questa situazione conduce a volte a conflitti tra le fortezze. Narset, clan del Jeskai, è l'arbitro finale per ogni conflitto tra i membri del clan o tra le scuole. Narset gode della massima stima da parte dei membri del clan, e sotto la sua guida, i Jeskai hanno vissuto rapporti relativamente di pace all'interno del clan per quasi 10 anni. Le principali fortezze sono: Fortezza dell'Occhio Saggio, la fortezza al centro principale del clan Jeskai, è costruita nel lato di una montagna ai bordi di una baia. La baia è circondata da montagne e la fortezza è accessibile solo via nave o da persone con ottime capacità di arrampicata sulle mano. I seguaci della tradizione delle arti marziali sono noti per la loro furtività, agilità e astuzia, quindi blu. Fortezza di Dirgur. Questa fortezza, costruita su un'isola al centro di un ampio lago, è circondata da un villaggio galleggiante dotato di una rete di ponti in legno. Vette naturali di rocce e costole di drago fuoriescono dal lago e vengono utilizzate per stabilizzare i ponti. Questa è la più accessibile delle fortezze principali, situata nelle vicinanze del crocevia della principale via commerciale, nota come la Via del Sale, attraverso la quale i Jeskai trattano in maniera relativamente pacifica con i mercanti Anzan. La tradizione delle arti marziali di Dirgur è aggressiva. I seguaci sono rinomati per la loro capacità con le armi da taglio. I guerrieri più brutali di questa tradizione si concentrano sulla magia elementale e diventano guerrieri di puro sangue. Fortezza della montagna di Cori. Olè, 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 olè. I Cori da stadio. Disse quello che non segue il calcio, però. Non vedo ridere in chat, questo mi delude profondamente. Ecco, bravo foul. Bravo foul. Comunque è bruttissima sta battuta. Questa imponente fortezza, la fortezza della montagna di Cori. Mi sto trattenendo. Questa imponente fortezza è costruita all'interno di un'antica caldera allagata. Un immenso. Anche alle tue battute vanno sempre una faccia di ridere, anche se sono serissimo, anche se voglio morire in quel momento. Anche se dopo averla sentita vorrei strapparmi le orecchie e venire a romperti, a spaccarti la testa a casa. Comunque metto una faccina che ride. È così che si fa, infatti. Voi mi pagate per fare queste battute di merda.
Un immenso scheletro di drago perfettamente conservato, presumibilmente di Ojutai, circonda la fortezza come una recinzione. Il simbolo della fortezza in drago e la tradizione delle arti marziali si basa sui movimenti dei draghi. Scrivete in chat quali possono essere i cori da stadio dei Jeskai. Tipo Ojutai, pezzo di merda. Eh sì, io non seguo il calcio, però ho la mia famiglia, mio fratello e mio padre che sono estremamente fanatici della Roma, quindi so cosa sono i cori da stadio, li sento purtroppo spesso. Sto mandando giù molti bocconi a stento, bravissimo Riello, così si fa. Vorresti vomitare di fronte a certe battute. Fortezza di Rivo delle Ruote. Questa fortezza si narra che l'anima di un drago sia contenuta in un vaso mistico sepolto in profondità sotto la montagna di Kori. Questa fortezza dalle bianche mura è costruita, la fortezza di Rivo delle Ruote è costruita nel lato di una scogliera. Attraverso il centro scorre una gigantesca cascata. Ruote in legno sono sospese tra le torri per raccogliere l'acqua della cascata nel suo tragitto attraverso il cuore della fortezza stessa. La tradizione delle arti marziali di Rito delle Ruote si ispira al flusso dell'acqua e utilizza armi flessibili come fruste, lame lunghe e temi. Minchia, quanto è lunga la guida. Cioè, sul Tai non c'è tutta questa roba, ragazzi, eh. Ma neanche sugli Abzan. I Jeskai hanno scritto una marea di roba. No, forse mi sembra solo a me, forse sono solo io, però boh. No, secondo me hanno scritto veramente un sacco di roba in più per i Jeskai. Vabbè. Percorsi e strade. Errare è una qualità per i curiosi Jeskai. Esistono percorsi attraverso il territorio Jeskai conosciuti solo da Jeskai e che possono essere facilmente nascosti alle persone che non sono Jeskai a conoscenza della loro esistenza. I percorsi Jeskai sono di solito le vie più sicure attraverso le montagne e le intricate vie fluviali. Vecchi incantesimi sono presenti su molti percorsi e sono invisibili a chi non possiede la magia. Si ritiene che i maghi aviani siano in grado di vederli dall'alto e alcuni dei percorsi formano figure di aviani. Raramente la via più rapida tra due punti. Non l'ho capita questa, vabbè. Sia i percorsi che le figure che formano hanno significati particolari, documentati negli annali dell'Occhio Saggio e nei libri segreti delle altre scuole e fortezze. I loro significati sono ancora meno conosciuti dei percorsi stessi. Il sentiero degli imperatori defunti. Un percorso attraverso le montagne contrassegnato da pietre miliari bianche. È già perché gli imperatori, Tarkir ha avuto un periodo in cui esistevano gli imperatori, esisteva un grande impero di cui i sultai sono discendenti e evidentemente arrivava anche sulle montagne. Contrassegnato da pietre miliari bianche, la via buia, un percorso attraverso un'infida regione rodosa dalla reputazione letale. Uno shot ogni volta che insomma dice Jeskai per 3 in un secondo. Esatto, nuovo gioco alcolico. Che poi non è che io sto leggendo, è veramente scritto 10.000 volte Jeskai. La via del sale e la via dello scemo. Uno shot per ogni battuta orribile del sommo e dopo 2 minuti state in coma etilico. Parte di una via più grande che attraversa il territorio di molti clan. La sezione che attraversa il territorio Jeskai contiene la più grande stazione, l'accettazione del secondo passo, commerciale dei clan, nella quale vengono acquistate e vendute agli stranieri molte delle loro armi. Ah, il coro da stadio, adesso arrivo allora. La stazione commerciale è chiamata Purugir ed è situata in un canyon, sotto una roccia strapiombo,
dove la pioggia non arriva a battere. Anche gli Abzan utilizzano la via del sale, a volte entrando in conflitto con i Jeskai. Senti che puzza, scappano anche i cani. Stanno arrivando i Nagashalani. Sì, abbastanza. Ok, ci sta, molto accurato. Poveri, poveri sultani. La magia del clan. A livello pratico, i Jeskai utilizzano, mi dissocio per sicurezza. Non credo che i Naga sciamani possano essere offesi. Non credo esistano Naga sciamani. A livello pratico, i Jeskai utilizzano la magia dell'occultamento. Ci sono i cani corrieri su Tarkin. Infatti scappano, scappano anche gli Ainok in realtà. Dicevamo, a livello pratico i Jeskai utilizzano la magia dell'occultamento per sfruttare il fattore sorpresa. Nascondere i propri movimenti, mascherare la propria identità, esplorare le terre nemiche e tendere imboscate ai nemici. A livello metafisico i Jeskai si affidano alle forze elementali o fuochi. Piro anima, bianco, piro bruma, blu, piro morte, nero, piro sangue, rosso e piro vita, verde. Poi ci sono anche i pro vita, che però sono un'altra cosa. Vedete che alla fine sempre lì torniamo, sempre a... I Jeskai sono la destra italiana. Sebbene i Jeskai riconoscano che la piro morte e la piro vita esistano, non le considerano parte della tradizione Jeskai. In base alle credenze Jeskai, la magia della morte è un abominio e deve essere evitata a ogni costo. La pirovita è considerata vietata in quanto è una componente meccanica e indipendente della natura e non deve essere manipolata. Esistono molti aspetti della magia elementale Jeskai, tra cui l'evocazione elementali, la distorsione temporale e spaziale, la guarigione, la protezione e il vantaggio in combattimento. Chi è in grado di padroneggiare tre fuochi Jeskai ha raggiunto una sufficiente saggezza da poter esplorare il livello successivo di esistenza e controllare il sesto fuoco, il fuoco spettrale. Pochissimi sono mai stati in grado di controllare il fuoco spettrale e si ritiene che riescano a trascendere gli elementi naturali e a modificare la loro natura e la loro esistenza. Cazzata che mi è venuta in mente adesso. Proprio, non la prendete per una speculazione, vi prego, è una stronzata così. Gli Eldrazi sono dei Jeskai che sono ascesi. Perché hanno trasceso gli elementi naturali e hanno modificato la loro natura e la loro esistenza. Preparati per la clip. Quindi sono, dai, sì, sono talmente ascesi, trascesi a un livello superiore che sono diventati Eldrazi. Ed è per quello che Ugin li riesce a studiare, è per quello che Ugin ha tanto a cuore gli Eldrazi, perché sono di Tarkir, gli ha insegnato lui a trascendere. Mamma mia, brainstorm, sto pescando tre, sto mettendo due in cima al mazzo. E poi sfeccio. No, signori, abbiamo risolto la Lord Magic. Dopo questa la cosa più assurda cos'è? Cosa c'è di più assurdo di questo? È una roba che potrebbe scrivere Robert King. Adesso voglio una fanfiction. Il Cilix! Perché mi devi fare del male, Paolo? Perché mi devi fare del male? Perché? Perché? Io stavo tanto tranquillo, era tanto una bella serata. Devi fare del male alle persone ricordando alla gente il Cilix.
mi stai costringendo, non ho bestemmiato per tutta la serata e tu mi stai costringendo a com'era? A contravvenire a questa bellissima pratica. Dai, una battuta di Lundini. Vediamo se non li trovo. Che provasse che tu appunto fai solo. Sto cercando un attimo di. Vediamo se la riesco a trovare al volo. Ah, ecco, Paolo. In questa trasmissione nessuno ha mai bestemmiato. Tu arrivi e ci costringi a cambiare questa bellissima abitudine, Paolo. Vergognati. A citare il Cilix in questo modo. Non ci pensiamo più, andiamo avanti che siamo da un'ora e mezza solo sui Jeskai, manca ancora tutto il passato, che vabbè, sono letteralmente due righe, e poi la Canfall e il Tarkir dei draghi. I ruoli nel clan, Esplora 20, e poi ci sono anche gli Esplora 20. Gli Esplora 20. Questo è un ruolo comune per gli alieni dei Jeskai. I membri alieni del clan vivono di solito nei propri insediamenti isolati nei remoti altopiani. Coloro che hanno scelto il cammino mistico risiedono nelle torri e talvolta nelle fortezze. Talvolta nelle volte delle fortezze. Narset ha un rapporto stretto con gli alieni di Occhio Saggio e li invia regolarmente in missioni di esplorazione verso gli altri clan. Gli alieni di Occhio Saggio hanno consolidato nel tempo i rapporti e sono diventati emissari tra Jeskai e gli altri clan. Evidentemente alcuni di loro si sono trovati particolarmente bene nella foresta di sangue e sono diventati quelli che poi sono i sultani, gli alieni sultani. Anche se quelli sembrano più avvoltoi, quindi sono nativi di sangue forse. Guerriere di Pirosangue. Alcune scuole si dedicano all'arte della manipolazione degli elementi. In particolare, la scuola di Virgur insegna agli studenti come creare e manipolare il potere dei fuochi e come evocare soldati elementali. I guerrieri di Pirosangue sono i più temuti e i più assetati di sangue tra guerrieri Jeskai. Gendarmi erranti. Alcuni degli erranti svolgono il ruolo di gendarmi dei villaggi. Essi vengono pagati per proteggere la popolazione dai banditi o da trattamenti ingiusti da parte degli altri insediamenti. Questi ruoli sono di solito temporanei, poiché pochi erranti Jeskai gradiscono rimanere a lungo nello stesso luogo. Why? Mistici dell'infinito. Gli umani delle fortezze si dedicano spesso alla meditazione. Le sessioni alle volte hanno una durata di anni e terminano con l'apprendimento da parte del mistico di potenti magie di battaglia, da battaglia. Il mistico ha un altro ruolo per gli alieni dei Jeskai. Alcuni conducono la loro vita da eremiti nelle montagne per anni, volando su intricati percorsi intorno alle vette come forma di meditazione, fino a raggiungere l'illuminazione che li rende combattenti più potenti. Esiste un detto tra i Jeskai, se vuoi vincere la guerra, segui il mistico. Il del clan. Narset è il clan dei Jeskai, era il clan dei Jeskai. Maestra di arti marziali, all'era mistica, Narset ha esercitato la disciplina mentale ed è in grado di compiere gesta fisiche sorprendenti.
Trascorse la gioventù girovagando per il mondo, la mia sfera lancerò ed ogni Pokémon così catturerò, perfezionando le sue capacità di combattimento nelle terre selvagge. I suoi viaggi la portarono deliberatamente in terre di altri clan ed ebbe la possibilità di studiare con attenzione le altre culture. La sua conoscenza pratica degli stranieri è superiore alla maggior parte degli allievi di Jeskai ed è un vantaggio per il suo ruolo di leader. Di fatto, Narset adesso lo immagino come allenatrice di Pokémon, non so perché. Cambia Jeskai, Narset è attenta alla sicurezza del suo popolo. Guida il suo clan dalla fortezza dell'Occhio Saggio, centro nevralgico di Jeskai. Alcuni narrano che Narset possieda un potenziale segreto, un potere o vocazione che la porterà a compiere imprese ancora più grandi, ma al momento si dedica solo alla guida del suo clan. La profonda comprensione dell'universo deriva da una profonda comprensione di se stessi. Presunzione e malvagità oscurano tale comprensione, quindi dobbiamo lottare per allontanarle da noi e dal mondo. Narset, maestra illuminata. Narset poi a un certo punto si incontrerà con Sarkhan, si scoprirà di possedere una scintilla Nuzlocke latente, ma non riuscirà a svilupparla perché verrà uccisa brutalmente da Zurgo appena Sarkhan mette piede nel Nexus di Ugin. Ipoteticamente, nella realtà dei Khan, Narset è comunque diventata una Planeswalker. Però la realtà dei Khan non esiste più, non la seguiamo più, non sappiamo cosa sia successo. Le creature del clan, gli Efreet. La terra natia degli Efreet è al di fuori del territorio Jeskai, in una catena montuosa chiamata Kavat, l'orlo inforcato. L'orlo, cosa sono? Pantaloni? È arrivata una mail. Grazie. È successa una cosa importante. Mi è arrivata la mail che però era i 3 euro di PayPal di prima, di Foul di mezz'ora fa. Hai raggiunto i 10.000 punti canale. No, i 100.000 punti canale. Oh, beh, sì, gli spettatori volevano saperlo tutti. Indovina cosa ci puoi fare con tutti quei punti canale? Puoi darteli in faccia. No, non è vero, avevo delle mini rubrichine, avevo deciso di mettere quella cosa della ruolata. Però era una cazzata. Di fare tipo un mini racconto gioco, mini ruolo, un gioco di ruolo con i punti canale, però era talmente complesso e stupido. La beata reliquia di Darksteel, esattamente. Ci fai affinità con gli artefatti. Diversamente dalla maggior parte dei Jeskai, gli Efreet non sono nati all'interno del clan. Una volta raggiunta l'età adulta, hanno invece, quindi esistono dei cuccioli di Efreet, dei bambini Efreet, hanno invece scelto di abbandonare la loro regione per recarsi nel territorio Jeskai. 100.000 punti canale, cosa tiri giù? La ranella. Gli Efreet che decidono di intraprendere la via Jeskai sono marginati dalla loro specie e non sono più, anzi, il golem di Mycosynthi, e non sono più benvenuti nell'orlo infuocato. Diventando Jeskai, un Efreet accetta una vita di disciplina marziale prima di ogni altra cosa. Non parla più della sua vita precedente. Motivo per cui Kadath continua ad essere avvolta nel mistero. Gli allievi Jeskai ritengono che gli Efreet siano attirati da Jeskai per l'idea del pirosangue, ma credono che la disciplina necessaria per ottenerlo sia estranea alla loro natura. Secondo questi allievi, gli Efreet devono rinunciare alla loro natura intrinsecamente distruttiva prima di poter veramente aspirare all'illuminazione.
Gli Efreet Jeskai sono guerrieri e maghi combattenti eccezionali. Nelle battaglie occasionali con gli altri clan, sono spesso l'avanguardia dell'attacco. In ogni periodo del passato ci sono stati Efreet che hanno accettato la via Jeskai, ma recentemente il numero è aumentato. Nel passato la maggior parte degli Efreet Jeskai si recava presso la scuola dei prestigiatori. Ora che Narset utilizza gli Efreet come guardia personale, la situazione sembra mutata e gli Efreet vengono regolarmente avvistati nella fortezza dell'Occhio Saggio. E finalmente, dopo un'ora e 40, chiudiamo con i Jeskai dei Khan Tarki. Mantidi. Nella fortezza isolata di Alto Picco, i monaci vengono addestrati a cavalcare e controllare le mantidi selvagge native delle vette delle montagne vicino al territorio Jeskai. I cavalca mantidi sanno che i loro maestriani non nutrono alcuna lealtà. Anche una mantide che ha avuto un cavaliere per anni sbraglierebbe il proprio cavaliere se si distraesse per un semplice momento. Bello, utile. E anche Jeskai ce li siamo tolti dai coglioni. Esatto. Torniamo indietro di 1200 anni e torniamo all'epoca in cui Shu Yun tirava i sassi nei laghetti. La via Jeskai. I Jeskai del passato sono esperti di arti marziali e mistici alla ricerca dell'illuminazione spirituale. Il rigoroso addestramento fisico e mentale a cui si sottopongono, anzi scusate, devo cambiare un attimo l'immagine. Sfondo, mettiamo i Jeskai del passato e li mettiamo con Shu Yun. O forse no, non vediamo. No, perché è troppo spiaccicato. Sembra un po' Will Smith, Shu Yun. Non so perché. Vai tranquilla. Vai tranquilla, sia. Dicevamo. I Jeskai sono esperti di arti marziali e mistici alla ricerca dell'illuminazione spirituale. Il rigoroso addestramento fisico e mentale a cui si sottopongono ha inizio in tenera età e li accompagna lungo l'arco della loro vita. A causa della costante minaccia di draghi, tuttavia, tale addestramento deve concentrarsi maggiormente sull'aspetto difensivo. All'interno delle loro fortezze isolate, i Jeskai conservano vari stili mistici e scuole di pensiero. Monaci umani ed Efreet guidano i giovani, mentre gli esploratori ariani sorvegliano i cieli dagli attacchi dei draghi ed altre minacce aeree. I geni imperturbabili si formano un baluardo sia a terra che in cielo. I Jeskai innalzano l'occhio di drago a simbolo della loro illuminazione e astuzia. Si affidano all'astuzia e alla strategia nel combattimento, con armi flessibili che intrappolano e immobilizzano i nemici. Una delle loro tattiche preferite è intrappolare i draghi con catene e corde dotate di pesi, per poi finirli con lance. I guerrieri più coraggiosi si arrampicano sulle corde per affrontare i draghi in un combattimento ravvicinato. Su Yun, la tempesta silenziosa, è il comandante dei Jeskai. Il suo aspetto relativamente giovane nasconde il fatto che lui sia uno dei più anziani dell'intero piano di Tarkir. Guerriero estremamente dotato in tutti i sensi, Shu Yun è un profondo conoscitore di tutte le forme di combattimento note ai Jeskai e porta il marchio del drago di un guerriero del fuoco spettrale. Egli si è assunto l'impegno di migliorare le abilità in combattimento di ogni membro del clan. All'interno delle catacombe di Ojutai, Shu Yun e i suoi discepoli ricercano una conoscenza segreta, cercano di preservare questa conoscenza per il futuro di Tarkir, qualsiasi sia il destino che lo attende. Questa cosa non me la ricordavo, che le catacombe si chiamano Ojutai come il drago. Ma pure in inglese è così? Penso di sì, però. The Catacombs of the Ojutai.
Quindi forse intende il fatto che in queste catacombe, cioè sarebbe il degli Ojutai, le catacombe degli Ojutai. Che cosa significa questa cosa? Vabbè. Nelle catacombe nascondono questa conoscenza. Detto ciò, purtroppo Shuyun, mentre lanciava sassi nell'acqua, ha avuto la bella idea di unire tutti i clan, tutti i kan, e chiedere l'intervento di tutti i kan per una riunione immediata, avvenuta poco tempo dopo l'inizio della guerra civile sul Tai, che vedremo settimana prossima, e l'inizio della guerra civile di Dagatar. La sottomissione di Dagatar a Dromoka. Durante questa riunione, Shuyun invita Rayan, allora autoproclamata leader degli Abzan, quelli che non si erano sottomessi a Dromoka, Alesha, la Khan dei Mardu, Yasova, la Khan dei Temur, e Tasigu, il Khan dei Sultai. L'invita nella sua fortezza per discutere di ciò che sta avvenendo. Purtroppo Tasigur tradisce tutti perché, grazie ad un patto con Sidungar, invia le coordinate dell'incontro a Sidungar e Ojutai, in maniera tale che queste due bande di criminali, più dra i draghi criminali Ojutai, possano arrivare e fare una strage. Shuyun, per fermare la strage, decide di sottomettersi come ha fatto Dagatar, ma siccome Ojutai è una brava persona, decide che non è il caso di uccidere, non è il caso di fargli, di costringerlo a rinunciare a tutte le sue, a tutta la sua cultura, a ciò che caratterizza le sue credenze. No, è molto più bello se lo congeliamo lì per lì. Siccome è una brava persona, Ojutai congela Shuyun. Lo lascia lì, statua di ghiaccio. Bello, eh? E ovviamente da quel momento in poi dice: ok, adesso comando io e mi riscrivo la storia come mi pare a me. E vedremo adesso il clan Ojutai. No, questo è lungo. Dove sta lo sfondo? Cambiamo e vediamo gli Ojutai. Ultimo cambio di possibile potenziale, ultimo cambio di sfondo della serata. Sì! Dai, dove stanno gli Ojutai di merda? Proviamo Ojutai Command. No, fa schifo. Poi sono proprio brutti gli Ojutai, ma di faccia proprio. Dai, va bene questo. Un po' schiacciato, ma va bene. Guardate che facce che hanno da criminali impuniti e mai pentiti. Intanto, già che ci siamo, visto che siamo all'ora 50, vi ricordo che con una sub o una donazione di qualsiasi cifra, potete conquistarvi il diritto di avere una live dedicata interamente ad un vostro argomento a piacere da seguire quando vorrete. Quindi donate o fate le sub, con Prime sono pure gratuite, le sub, per avere delle live dedicate all'argomento che volete della Lore di Magic.
Il clan Jotai, panoramica del clan. Mentre la maggior parte dei popoli di Tarkir si inchina ai propri signori per timore, i monaci mistici del clan Jotai devono la loro fedeltà al rispetto e al desiderio di conoscenza. Io dopo le donazioni stasera mi ho prenotato per il 31 febbraio 2013. Bravo, bravo. Il clan, non vedo l'ora che arrivi il 31 febbraio 2013. Il clan aspira ad apprendere come incarnare appieno le caratteristiche draconiche dell'astuzia e adottato l'occhio di drago come simbolo della sua ricerca dell'illuminazione. Fantasia, portami via. Il clan Jotai riconosce l'esistenza di un limite alla saggezza ottenibile nell'arco di una vita. I draghi che venerano vivono tuttavia molto più a lungo e il clan ritiene quindi che questi signori meritino gli onori rappresentati dal nome di sapienti del cielo, dei cieli. Quindi siccome i draghi vivono di più, allora gli diamo il titolo di sapienti dei cieli. Vabbè, make sense. Una delle più grandi conquiste per un membro del clan Jotai è costruire un legame personale e ottenere l'attenzione di un sapiente dei cieli. Tutti gli insegnamenti che un drago può offrire vengono avidamente divorati. L'ortodossia degli Jotai, meglio l'ortodossia delle macchine a questo punto, prevede che non siano i draghi a comandare il clan, bensì a guidare coloro che li servono verso una maggiore comprensione del mondo. Più importante di ogni altro aspetto sono i vantaggi che possono raccogliere grazie alla saggezza dei loro condottieri. Di conseguenza, chiunque si discosti dagli insegnamenti di Jotai e dei suoi discepoli è visto non come un dissidente politico, ma come un eretico che percorre un falso cammino verso l'illuminazione. Che belle persone, eh? Tale sacrilegio viene repentinamente e crudelmente punito. Quindi mai dire che Jotai potrebbe avere non avere 100% ragione. Jotai ha ragione, altrimenti sei un eretico. Il signore dei draghi Jotai. Il signore dei draghi noto come Jotai è antico, saggio e lungimirante. E ha ottenuto il potere congelando il clan dei Jeskai. Ecco, la verità su come abbia preso il controllo del clan che porta il suo nome si è perduta nelle nebbie della storia. Fanno paura, sì. Si è perduta nelle nebbie della storia, ma guarda un po' il caso. Perché sembra brutto poi venerare i sapienti del cielo, sapendo che i sapienti del cielo hanno preso e congelato i precedenti proprietari del clan, i precedenti leader del clan. I suoi insegnamenti prevedono che gli altri draghi della stirpe si inchinino volontariamente a lui, riconoscendo la sua età e la sua saggezza. Nessun membro del clan sa contraddire tale rivendicazione, sebbene alcuni possano silenziosamente dissentire. E certo, cioè si inchinano volontariamente, ma sotto ricatto. O ti inchini volontariamente, oppure ti brucio la casa. Vediamo un po'. Ah, ma che bravo che sei. Ah, mi stai venerando. No, ma non devi. Sono lusingato che tu pensi che io sia un grande maestro. Come dici, non lo pensi davvero? Guarda che prendo l'accendino, eh. Ah, ecco, bravo. Continua a lusingarmi. Bravo. Conosciuto come il Gran Maestro, Jotai trascorre lunghi pomeriggi sul suo trespolo, perché le mattine dove fa, la mattina dorme, perché pomeriggi? Perché questa specifica orario, questo specifico orario? Che cosa fa Jotai la notte? Vi giuro, c'è scritto Jotai trascorre lunghi pomeriggi. Non so, la mattina fa altro, la mattina dorme perché la sera invece va a fare festa, non lo so. Jotai trascorre lunghi pomeriggi sul suo trespolo al santuario dell'occhio di drago,
discorrendo di questioni spirituali e intellettuali. Quindi l'accortezza dell'occhio, non mi ricordo come si chiama, si chiamava, meglio non vuol dire troppo la cosa, no, infatti. La fortezza dell'occhio saggio è diventata la fortezza dell'occhio di drago. Il suo pubblico è composto quasi completamente da draghi. In rare occasioni viene permesso anche ad altri di entrare a diretto contatto con il rinomato signore dei draghi. Gli esseri inferiori non sono ritenuti meritevoli di trascrivere le parole del grande maestro, perché si ritiene che non sarebbero mai in grado di padroneggiare la complessità della lingua draconica. Ma che bella persona! I valori del clan. La guida dei sapienti dei cieli. Gli Ojutai portano rispetto per l'età, la saggezza e la forza, caratteristiche che gli umanoidi possono possedere, ma che i draghi incarnano. Chi l'ha detta sta cosa? Cioè, la forza fisica e l'età sicuramente, ma magari sono... Boh, vabbè. Non fanno i cuori da stadio questi? Non lo so, ancora non ci siamo arrivati ai luoghi importanti del clan. Molti membri del clan si rivolgono ai draghi con atteggiamento onorifico e assegnano il nome di sapienti dei cieli a coloro che vengono considerati nobili, soprattutto i loro maestri draghi. Per un umanoide, costruire un legame personale e ottenere l'attenzione di un maestro drago sono notevoli risultati. Riuscire in questa impresa in giovane età è più unico che raro. Ma perché... Senti che puzza, scappano anche i Jin, stanno arrivando gli Abzanbon Kill. Chi sono gli Abzanbon Kill? Ah, gli Ainot, giustamente. Ah, ok, giustamente, sì. Ora li faccio vedere. Windows Capture. Ainot Kill. E il Krumar Bond King. Però non ci sono più gli Abzan qui. La grande ruota. Un secondo, mi sono finito. La grande ruota, e parte la sigla della ruota della fortuna. Con lo Jotai, che in realtà è Mike Buongiorno. Taigam Buongiorno. La grande ruota. I membri del clan ritengono che le anime si reincarnino, formando un ciclo che prende il nome di grande ruota. Ojutai insegna che il minore dei draghi è più saggio e più potente dell'umano più valoroso. Gira la ruota, esatto. Così come il minore degli umanoidi è più saggio e più potente del topo più valoroso. Bello essere accostati ai topi. L'obiettivo di ogni anima della grande ruota è quindi raggiungere la forma di esistenza più elevata, rinascendo come un drago. Famosa la canzone, infatti, io rinascerò drago a primavera. Di chi era quella canzone? Non lo so di chi è, non me lo ricordo, però. Questa credenza di ricacciante, ok. Il più valoroso Riccardo Cocciante è comunque meno valoroso del minore dei draghi. Questa credenza suggerisce che le anime dei draghi fossero un tempo anime di umanoidi, sebbene trattare l'argomento delle vite precedenti non sia opportuno in una conversazione educata, soprattutto per quanto riguarda i draghi. Qualsiasi discorso relativo al fatto che uno specifico drago possa essere la reincarnazione di uno specifico umanoide è considerato quasi una blasfemia. C'è un razzismo latente incredibile.
E comunque fanno di tutto per nasconderlo. No, no, non sono razzista, ma se sei umano mi fai schifo. Ecco, perché mi osi, come osi accostarmi ad un essere umano? Ma la disciplina, la disciplina, la disciplina. La disciplina dice che potrebbe essere che c'è la grande ruota, però come osi associarmi a un essere umano? Ma siete voi che lo fate? Muore. Mi piace inventare questi dialoghi sul momento. Il santuario. No, scusate. Nonostante ciò, dopo la morte di alcuni monaci autorevoli, molti seguaci Jutai hanno discretamente ricercato segni della loro reincarnazione nelle successive tempeste draconiche. Si ritiene che l'esistenza del signore dei draghi Jutai sia indipendente dalla grande. E certo, per lui non vale. Sia indipendente dalla grande ruota. Il dogma afferma che il Signore dei Draghi nacque nella prima tempesta, già perfetto ed eterno, già pronto a dispensare la sua saggezza agli esseri inferiori. Rendete conto che questi gli vanno anche a leccare il culo poi? Porca miseria, i Silundar sono degli stronzi, va bene? Lo vedremo settimana prossima. Sono dei pezzi di merda. Silungar è un pezzo di merda. Silungar è avido, è crudele, è paranoico. Se gli girano 5 minuti ti ammazza. Considera qualunque creatura che non sia se stesso lo schifo dello schifo dello schifo. Se sei un umano, ancora peggio. Però ci sono esseri umani e naga che riescono ad essere, ad avere un valore agli occhi di Silungar. Non è che gli leccano il culo perché sanno che leccandogli il culo gli daranno, cioè sono consapevoli di vivere in una menzogna. Non so come se riesce a passare il concetto. Gli Ojutai lo prendono in culo per quanto possa piacere a qualcuno, chiaramente. Non è che lo prendono in culo con un ferro rovente, ecco, questo non credo piaccia a nessuno, e sono anche contenti. Ti dicono ferro rovente. No, è solo un lieve calore anale. Nulla di più. Cioè, sono completamente. E ti dicono no, perché io voglio raggiungere l'illuminazione e solo il drago, ma tanto il drago più schifoso varrà sempre di più di te. Gli Ojutai sono un clan e un ordine monastico. No, struttura del clan, i santuari monastici. Il clan è organizzato in una serie di complessi di templi, noti con il nome di santuari, con deboli connessioni tra loro. Ognuno di essi è autosufficiente e ha una propria organizzazione, con una gerarchia basata sull'anzianità e sui risultati accademici. La maggior parte dei santuari è di piccole dimensioni e non ha draghi residenti in modo permanente, bensì è formata da umani e Ainok con aliani e geni nomadi. I più grandi hanno draghi che dimorano al loro interno e ricevono gli studenti più promettenti dagli altri santuari. L'occhio di drago è il santuario più grande e della residenza di Ojutai. Gli Ojutai sono un clan e un ordine monastico. Un elevato rango può essere ottenuto in base a protezioni militari e insegnamenti spirituali, non per diritto ereditario. Ogni membro umanoide Ojutai possiede sia un rango militare che un rango accademico. Ogni persona può perseguirne uno solo o entrambi, indipendenti l'uno dall'altro. Più elevato in grado di un santuario, nell'ambito militare, ha il ruolo di condottiero dei combattenti. Mentre il più elevato in grado nell'ambito accademico offre insegnamenti e coordina le attività in tempo di pace. In rare occasioni, nei santuari di dimensioni minori, entrambi i ruoli possono essere svolti da una sola persona. Le vesti degli umanoidi Ojutai sono umili e diventano più elaborate per i ranghi più elevati. I condottieri, in particolare gli allievi, indossano vesti molto elaborate. Questa usanza aiuta in parte i draghi a identificare le persone chiave, senza il bisogno di analizzare i piccoli dettagli dei volti umanoidi. Addirittura così stanno essi. Gli
Il grande maestro si mantiene distante dalle attività quotidiane del clan, capirai, dovesse per carità non sia mai che magari si rompe un'unghia, mamma mia. Il suo tempo è dedicato all'illuminazione e all'insegnamento, non ai dettagli mondani della società umanoide. E ricordiamoci che lui passa solo i pomeriggi però a dedicarsi all'illuminazione e all'insegnamento. Il dracolico, la lingua degli alieni. Le attività quotidiane degli Ojutai vengono gestite nel gergo umano e agli studenti più giovani viene permesso di leggere le traduzioni delle lezioni del grande maestro. Vero sapere richiede tuttavia comprensione, capacità di lettura e dimestichezza nella lingua parlata dai draghi. Ojutai offre i suoi insegnamenti in lingua draconica, poiché il vero significato potrebbe risultare offuscato nelle lingue minori. La maggior parte degli umanoidi tra gli Ojutai è in grado di comprendere in parte la lingua draconica, sebbene la lettura e la scrittura in draconico siano considerate tabù a meno che non sia richiesta da uno dei sapienti dei cieli. Dio santo, che rottura di cazzo che sono questi draghi! Cioè, già i Jeskai, per come erano fatti, dopo 10 minuti mi hanno rotto il cazzo. Già volevo prenderli a schiaffi a due a due finché diventavano dispari. Ma qui siamo direttamente in un regime nazista spinto, praticamente. Ce mancano veramente i campi. Non fanno i campi di concentramento solo perché. Non lo so, solo perché ci sono gli altri clan che gli. E quindi devono mandare umanoidi a morire in guerra. Per il resto, Ojutai è veramente a livello nazi. Ci dissociamo ovviamente dal nazismo e dagli Ojutai soprattutto. Cioè, siamo veramente il regime dittatoriale pesante, eh. Molti riescono a comprendere almeno le basi della lingua parlata, in particolare quando i draghi pronunciano le parole lentamente e chiaramente. Pochi sono invece in grado di comprendere la complessa lingua draconica utilizzata negli intensi dibattiti spirituali. Solo un ristretto gruppo di umanoidi padroneggia la lingua. Nonostante ciò, dato che è presente una componente fisica, la loro mancanza di ali e coda fa sì che abbiano un forte accento, che li rende incapaci di trasmettere alcune sfumature. Essendo dotati di ali, gli aviani hanno un vantaggio rispetto agli umani, sebbene minimo. Quando un drago si reca in uno dei santuari remoti, un monaco, di solito la guida degli allievi, ha il compito di parlare per l'intero gruppo. Comunicare in lingua umana con un drago in visita porta di solito a un grande rischio di esilio o morte? Prego? Cioè, è come se io. Ai miei superiori, siccome sono in English, se io parlo in italiano al mio capo, non solo perdo il lavoro, ma vengo esiliato nel migliore dei casi oppure ucciso. Stupendo, bellissimo. Quindi la conoscenza della lingua draconica è un prerequisito per ricoprire posizioni di potere politico tra gli Ojutai. Il dracofono designato traduce le parole del drago per gli altri monaci ed è l'unica persona autorizzata a rivolgersi al drago. Draghi di notevole importanza tendono a viaggiare con i loro dracofoni, che sembra tipo i loro smartphone. Oh, c'è questo nuovo modello di essere umano 10, SC, c'ha pure il 5G dentro, grazie alla Cina. Ecco perché ci hanno vaccinati, per metterci il 5G e farci usare come dracofoni dai draghi di Tarkir. La magia del clan. Per gli Ojutai la magia e le arti marziali sono profondamente correlate. I maghi Ojutai tessono le loro magie utilizzando una serie di forme marziali e gli esperti di arti marziali Ojutai traggono potere dalla magia intorno a sé. I maghi Ojutai si affidano al loro addestramento nelle arti marziali per scatenare devastanti combinazioni di attacco. Il
I draghi Ojutai sono spesso dei provetti maghi, più dei draghi degli altri clan, e affiancano alle loro notevoli abilità fisiche il loro arsenale di magia. I ruoli nel clan. Sapienti dei cieli. I draghi del clan sono distanti, solitari e leggiadri. Sono organizzati in una gerarchia quasi ignota ai membri umanoidi del clan, e infatti si dice che i draghi siano figli di madre ignota. L'elemento chiaro a tutti è che i draghi sono più importanti degli umanoidi. Per chi non avesse capito, figlio di madre ignota si intende figlio di una mignotta. Non so se è una cosa che si dice solo a Roma. L'elemento chiaro a tutti è che i draghi sono più importanti degli umanoidi. E Ojutai è il più importante di ogni altro drago. I draghi Ojutai raramente mangiano esseri senzienti. Raramente. Potrebbero farlo. Quasi mai membri del loro clan, quasi mai, più per il pessimo gusto che per altro. Le vite degli umanoidi non sono tenute in alta considerazione. Un drago particolarmente contrariato può semplicemente uccidere un umanoide ed è improbabile che debba rispondere delle sue azioni, sebbene tale comportamento sia considerato sconveniente. Vostro onore, quell'umano ha osato parlarmi nella sua sporca lingua. Oh, sacrilegio! Come ha osato? Ha fatto bene. E tu che hai fatto? L'ho ucciso. Brutalmente, l'ho squartato in mille pezzi. Oh, bravo, hai fatto bene. Bravo, bravo. Così si fa. Facciamogliela vedere a quegli sporchi schifosi. Cioè, di un fascismo incredibile, Ojutai, veramente. Dracofoni, gli Ojutai eruditi hanno a volte il privilegio di diventare messaggeri dei draghi di grande importanza. Un drago può occasionalmente usufruire di un dracofono umano e trasportarlo sul suo dorso o tra gli artigli, sebbene alcuni draghi considerino questi gesti indecorosi. Vergogna, signora mia, l'ho visto l'altro giorno col suo dracofono in mano tra gli artigli, lo stringeva tra gli artigli. Oh, che sconvenienza, che vergogna, che poco decoro. La maggior parte preferisce dracofoni aviari per la loro capacità di volare di fianco a loro. Il messaggero parla a nome del drago, fungendo da intermediario con gli esseri inferiori. Se il drago muore in battaglia, la vita del dracofono perde di significato. Quindi egli combatte fino all'ultimo per difendere il suo drago. Ah, perché prima invece aveva significato, mi stai dicendo. Rendiamoci conto. Pugni magici! E torniamo di nuovo a Marcio Capatonda. Questi guerrieri, di solito umani o geni, hanno avuto anni di addestramento nella manipolazione dell'impercettibile flusso di energia macchina, dell'energia magica. È normale che mi immagini due draghi che confabulano davanti ad una tazza di tè e una all'improvviso sviene. No, è normalissimo. Io la immaginavo col ventaglio addirittura. Oh, signora mia, oh cielo. Che indecenza! L'ho visto trasportarlo sul suo torso! Oh, oh cielo, oh cielo, cielo, cielo! Oh signora mia, oh cielo! Che indecenza questi draghi di oggi! Io me lo immagino, Ojutai col rossetto e il cappellino da dama del 1800, di fine 800, con l'abito lungo. E col ventaglio in mano, sebbene non siano in grado di lanciare magie, ottengono da essa grazia, velocità e fluidità soprannaturale per i loro movimenti e i loro attacchi. Artigiani delle lame. Come i pugni magici, gli artigiani delle lame possono incanalare l'energia. Il loro scopo non è di potenziare gli attacchi, ma di manifestare armi mentali.
Diventare artigiano delle lame richiede la comprensione delle tecniche dei pugni magici e la capacità di raggiungere uno stato di meditazione nel pieno della battaglia. Architettura del clan. La maggior parte dei santuari è remota e inaccessibile, costruita per facilitare i viaggi dei draghi, ma non per le creature di terra. I messaggeri aviani trasportano le lettere tra i santuari, mentre per gli altri umanoidi lasciare il santuario significa entrare in un viaggio difficile e pericoloso. I draghi detestano trasportare gli umanoidi e non permettono a nessuno di cavalcarli. Ogni santuario, anche quelli senza una presenza stabile di un drago, contiene una via per l'atterraggio e per il decollo, oltre a una grande varietà di piedistalli e trespoli, praticamente hanno gli aeroporti, hanno le piattaforme degli elicotteri, no? Come negli ospedali americani. Le porte e i corridoi sono costruiti con dimensioni sufficienti per essere utilizzati anche da draghi più grandi. Mentre i quartieri residenziali e le sale di addestramento della maggior parte dei santuari sono adatte alle dimensioni degli umani. Le campane volteggianti, un tempo utilizzate per dare avviso degli imminenti attacchi dei draghi, sono ora utilizzate come messaggeri dai sapienti dei cieli. I loro rintocchi avvisano gli abitanti umanoidi di un santuario dell'imminente arrivo di onorevoli visitatori. E siamo quasi alla fine, beh, quasi. Uno o due paragrafi mancano. E poi finalmente settimana prossima arriviamo a quelli belli, seri. Luoghi caratteristici del clan. Gli Ojutai possiedono molti santuari, di cui quattro sono i più rappresentativi della vita del clan. Eccolo, Faol, montagna di Kori. Anche loro lo fanno, anche loro fanno i Kori, anche gli Ojutai. Quindi santuario della montagna di Kori. Costruito all'interno di un'antica caldera allagata, il santuario della montagna di Kori è il rifugio intellettuale del signore dei draghi Ojutai. All'occhio di drago, Ojutai è a disposizione dei suoi seguaci. Alla montagna di Kori pretende invece solitudine per meditare ed effettuare ricerche nelle sue camere private. Particolare il fatto che nella realtà dei Khan questo santuario, questa fortezza, è il luogo dove riposano le ossa di Ojutai, presumibilmente. Molti monaci della montagna di Kori prestano giuramento di silenzio per evitare di offendere involontariamente il grande maestro. Anche i draghi si tengono distanti quando Ojutai si trova in visita. Occhio di drago. Ex occhio saggio. Il santuario e il trespolo secondario del signore dei draghi Ojutai sono costruiti sul lato di una montagna ai bordi di una baia. Il santuario è accessibile via nave attraverso una lunga e difficile scalata oppure ovviamente in volo. Ojutai può essere visto spesso nelle parti soleggiate del vasto patio del santuario, circondato da molti altri draghi in attesa delle sue perle di saggezza. Probabilmente sta lì a ronfare, a scaldarsi sotto al sole, tipo serpente. Lui prende il sole e dice agli altri che sta meditando per le perle di saggezza. La tradizione delle arti marziali dell'occhio di drago si basa su forme di meditazione di combattimento ed è orientata al raggiungimento dell'illuminazione attraverso l'unione del corpo e della mente. Quando necessario, i monaci dell'occhio di drago sono tuttavia efficaci in battaglia tanto quanto gli altri. Dirgur. Questo santuario, costruito su un'isola al centro di un ampio lago, è la destinazione di un frequente traffico navale e di draghi in volo. Tra i santuari principali è il più vicino ai territori degli altri clan, attirando sia carovane che saccheggi. L'elevata presenza di draghi nel santuario permette di respingere frequenti attacchi dei draghi degli altri clan. Gli umani di Dirgur sono preparati ai commerci e alle invasioni e alla loro difesa nei confronti degli attacchi è rapida e crudele.
soffio di ghiaccio, soffio di ghiaccio, che sarebbe ex fortezza di Rivo delle Ruote. Questo santuario, ricavato nella parete di una scogliera, preserva le tracce dell'antico dominio da parte degli umani. Nel lontano passato il santuario ospitava una gigantesca ruota idraulica che convogliava la potenza di un'imponente cascata. Ora ghiacciata, forse per l'intervento magico dei draghi Jutai amanti del freddo, la ruota idraulica è circondata da una colonna di ghiaccio. I discepoli delle arti marziali di soffio di ghiaccio sono devoti e inflessibili e si addestrano con una serie di forme molto disciplinate. Notare come tutti gli accenni all'arte, all'artigianato, all'artificio, cioè alla costruzione, alla tecnologia, tutta quella roba bella dei Jeskai, è andata completamente perduta una volta che il Mana Rosso è stato sconfitto. Narset. In giovane età, Narset si fece notare da Ojutai in persona. Perché Ojutai è un figlio di puttana, per quello. Ci vuole un minimo di libero spirito per creare, ma la creatività non fa parte del DNA Ojutai. Ojutai non vuole gente dotata di libero spirito, vuole degli stronzi che gli diano sempre ragione e che facciano esattamente quello che dice lui e che muoiano quando decide che devono morire per lui. Ojutai vuole degli schiavi, non vuole degli studenti. La ragazza attirò l'attenzione del drago, essendo spesso in grado di ripetere alla perfezione gli esercizi eseguiti dai suoi superiori, sia umani che draconici, dopo averli osservati con un semplice sguardo. Ojutai riconobbe lei una mente dal potenziale di crescita quasi infinito, così venne accettata come studentessa. Narset divenne rapidamente abile non solo nelle esercitazioni pratiche, ma anche nella stessa lingua draconica. Col passare del tempo, tuttavia, Narset cominciò a sentirsi irrequieta. Provava un senso di mancanza, anche se non sapeva esattamente definire di cosa, e cominciò a dubitare del fatto che Ojutai possedesse tutte le risposte alle domande della vita. Raggiunto il livello di maestro in tempi relativamente brevi, Narset si dimostrò più interessata all'autonomia garantita dalla posizione che al prestigio ad essa associato. Passava lunghe giornate da sola, esplorando gli anfratti più profondi e polverosi dei santuari Ojutai, ex catacombe Ojutai, evidentemente, lentamente ricomponendo indizi che illuminavano un passato proibito. Taigam, suo pari, la mise in guardia dal pericolo di cercare la conoscenza senza il permesso del Signore dei Draghi, ma Narset non vedeva alcun rischio nella ricerca. Scoprì la verità sul passato di Tarkir. Il piano non era da sempre stato dominato dai draghi, come gli insegnamenti di Ojutai indicavano. Un tempo i clan umanoidi erano al comando di possenti clan che regnavano su tutte le terre. Narset apprese inoltre dell'esistenza di un potente spirito drago, da cui tutti gli altri draghi erano stati generati. Quest'essere la interessava più di ogni altra cosa. Percepiva qualcosa di diverso nelle cronache che lo descrivevano, qualcosa di simile al suo stesso impulso a vagabondare. Prese l'abitudine di meditare in quelle stanze segrete, passando via ore che si trasformavano in giorni o persino settimane, senza mai comparire in superficie. La cosa assurda è che Ojutai la lascia fare, non si è capito perché. Dovrei rileggere la Magic Story, ma Ojutai le dice non parlarne con nessuno e in realtà mi sembra che alla fine lei vada in esilio autoimposto. Altri personaggi del clan. Comunque adesso poi ha scoperto di avere la scintilla, è ascesa e l'abbiamo rivista in Ikoria, su Ikoria come comparsa. Ishai di Commander Legend. No, di Commander Legend, di Commander 2016. Non so, private che Ishai è di Tarkir. Ishai. Ojutai Dragon Speaker. Ah, è stata ristampata in Commander Legend. Ah, già, perché c'erano... Sì, Dragon...
i partner, i comandanti speciali. Minchia, è stata ristampata più volte lei degli elfi di lana, guarda un po'. E comunque sta a $5. Oppure 1,94 euro, 2 euro in Europa. Io non ho ancora capito perché, cioè se è una questione di cambio o se c'è un motivo un po' diverso per cui le carte valgono di più in America. Cioè in dollari costano ci sono carte che valgono tantissimo e non credo sia semplice cambio, che invece non valgono un cazzo in Europa. Cioè in euro non valgono un cazzo. Quindi Ishai, questo piano è l'attuale dracofono di Ojutai. In America il mercato è diverso e da loro gli stipendi sono il doppio che qua. Ah, ok. L'antico drago ha avuto molti messaggeri e non ha creato alcun legame personale con essi. Ma Ishai gli ha reso servizio nel molti anni e ha ottenuto elevati livelli di autonomia e autorità. Le parole di Ishai, la parola di Ishai trasmette la piena autorità di Ojutai e ovunque vada, il signore dei draghi è spesso presente dietro di lei. Taiyam, guida degli allievi e maestro di pugni magici, è un uomo di poche parole, avendo il compito di preservare e ricopiare la saggezza del grande maestro, è più pratico ed erudito nella lingua draconica di ogni altro umanoide. Sebbene nella sua gioventù ribelle avesse valutato la possibilità di lasciare il santuario della montagna di Kori alla ricerca di maggiori fortune, tra i Silingan, Taigan comprese infine che solo Jutai sarebbe stato in grado di fornirgli la vera saggezza e è rimasto al suo fianco. In realtà, nella realtà dei Khan, Taigam, lo vedremo settimana prossima, era un Jeskai che in cerca di soldi, appunto, stanco di fare la vita da povero, stanco di dover raccogliere le perle e rivenderle prima che evaporassero, ha deciso di andare tra i Sultai per fare la bella vita. Ziada, Z-H-Yada. La condottiera umana dei guerrieri del santuario di Dirgur è a parole al servizio dei draghi, ma in realtà si affida solo a se stessa e alle sue adepte. Quando era solo una discepola di basso rango, la guarnigione di Dirgur venne sorpresa da una spedizione di saccheggio di Kolagan sotto le spoglie di un gruppo di mercanti. Le 23 spoglie di un gruppo di mercanti. Fu lei stessa a uccidere il comandante della spedizione, un orco gigantesco. Ma i sopravvissuti, ricordiamoci la settimana scorsa, cos'era l'orco? L'orco Khan! No, l'orco Khan è Zurgo. C'era un altro orco la settimana scorsa. Nella guida... No, non era l'orco Khan, quello era uno, ma poi ce n'era un altro. Che sono stato a ridere per un quarto d'ora. Vediamo così. No, allora mi sa che era proprio l'orco Khan. Sì, era l'orco Khan, era azzurro, era l'orco Khan. L'orco Khan. Ah, mamma mia. Un quarto d'ora la settimana scorsa siamo stati sull'orco Khan. E tra 2 settimane ritorna l'orco Khan, eh? Parliamo di Mardo tra 2 settimane. Wow, tra 3 settimane abbiamo chiuso quindi Darkir. Vabbè, breve ma intenso. Dopo Darkir che faremo? C'è un sacco di possibilità. Ziada, quindi, da un gruppo di mercanti, fu la stessa a uccidere il comandante della spedizione, un orco Khan, un orco gigantesco. Ma i sopravvissuti riuscirono a fuggire con i tesori del clan. Indossa ancora adesso un dente dell'orco appeso ad una collana. Sotto la sua guida, il livello di sicurezza di Dirgur è diventato più elevato e gli invasori, anche se solo stranieri sospetti, vengono trattati con molta severità.
Gli artigiani di Virgo si lamentano del fatto che questo atteggiamento crei un danno ai loro commerci, ma Ziada è irremovibile sulle sue misure di sicurezza. E qui si chiude la storia dei Jeskai, dei Jujutai, degli Ojutai e dei Jeskai. Che se sotto i Jeskai ci sembrava di vivere male, sotto gli Ojutai la situazione è potenzialmente anche peggiore. Quindi, per anticipare un po' quello che verrà la prossima settimana, mettiamo questo. Vediamo un po' qualcosa di con immagine di raccordo che posso fare, eccolo qui. Madonna mia, ho troppo schiacciato così Tigan. Ma mettiamo direttamente lei. Questo, signori, è un clan di Tarchie. Tiranna autoproclamatasi e lo dice: "Ciao, io sono la tiranna dei Sultai. Questo è un clan serio. Io comando, nessuno mi deve cacare il cazzo." Lo dice chiaro e tondo. Non ti dice: "Eh no, perché io sono l'uni, la prima naga ad essere scesa dall'uovo di sto cazzo e allora io..." No, lei ti dice: "Io sono una naga, noi naga siamo rettili, siamo più simili ai draghi, siamo più figli di voi. E quindi comando." Però te lo dice: "In realtà è tutta una scusa, io comando perché sono più forte, tu non mi devi cagare il cazzo." Oh, questo è un clan serio. Esatto, Fa. Questo è un clan serio. Dai, che la prossima settimana tocca a loro. Il clan dell'implacabilità. C'è più giustizia in 10 righe di Silungar che in tutto quanto Jutai. Bello, Sidisi Comandante. Per molto tempo Sidisi Comandante è stata fortissima. Ma ancora oggi comunque è notevole come comandante. Preferisco molto di... Una volta all'inizio della mia carriera anch'io montai Sidisi, purtroppo non funzionava, e piano piano però quello divenne della mia carriera poi. Era tipo il mio terzo commander, e da quel Sidisi piano piano l'ho trasformato, è diventato prima Tazigur e poi adesso Muldrota, in modo tale che qualunque cosa mi immagino, in un modo o nell'altro la posso rigiocare, perché il problema di Sidisi è che io mi immaginavo le cose e puntualmente mi immaginavo le terre se mi servivano le terre, gli artefatti se mi servivano gli artefatti, gli incantesimi se mi servivano gli... tutto tranne quello che non mi serviva, tutto tranne quello che potevo riprendermi in mano dal cimitero. Quindi io macinavo e mi buttavo via la roba con Sidisi. Però è stato un grande comandante, Sidisi. Ancora adesso, ripeto, secondo me può dire la sua. Si è montato per bene. Però, cioè, vorrei farvi notare, allora. Lo riparliamo la settimana prossima, poi, di Sidonga. Però, consci del fatto che il loro valore sia misurato in base all'umore del loro capriccioso signore dei draghi, i sudditi di Silungar si curano di ingraziarsi i favori e di assegnare ad altri le colpe. Uccisioni e distruzioni sono all'ordine del giorno, in quanto i membri più vicini al Signore ingannano e massacrano per ottenere una posizione di maggiore prestigio. E vabbè, fino a qui è peggio perché sono più stronzi degli Ojutai, che almeno non si pugnalano alle spalle.
I traduttori Naga sono spesso più veloci a graziarsi i favori. Sono anche i primi ad abusare delle loro posizioni di potere. I Naga sono noti per le loro traduzioni delle parole dei draghi con eccessiva libertà, in quanto si ritengono arguti. E anche qui, ok, i Naga sono stronzi. Silungar ha però i suoi metodi per scoprire coloro che tentano di sminuire il suo prestigio o di manipolarlo. Non ha esitazione nello sterminare intere compagnie per sradicare pochi versi di individui. I suoi membri del suo clan sanno bene che esiste un motivo per cui il signore dei draghi risiede in cima alla montagna d'oro da più di 1000 anni. Cioè, è un comportamento da stronzi, innegabile, certo, da fine la mignotta, però so fine la mignotta consapevoli di esserlo. Non è che Silungar ti dice no perché la nostra storia è fate che fico. Ma poi dà valore comunque, Silungar riconosce il valore di chi esagera con i complimenti e punisce chi cerca di fare di prendere delle vie più semplici. Non è che ti punisce in quanto inferiore, lui ammazza chiunque cerchi di prenderlo per il culo. Non puoi permetterti di prendere il culo Silungar, che tu sia drago, umano, aviano, qualunque cosa tu sia, non importa. Non ti puoi permettere di prendere il culo Silungar. E per prendere il culo intendo fare il lecchino. Kojutai, non ti puoi permettere di parlargli nella tua lingua nativa. Non ti puoi permettere. Se osi parlare una parola per sbaglio non in draconico, rivolgendoti a un drago, basta, sei morto, sei uno stronzo, devi morire. Almeno Silungar ti uccide con un senso, perché hai fatto qualcosa per meritartelo, qualcosa di serio. Tendenzialmente lo hai contrariato. E per contrariato intendo hai fatto qualcosa per farlo passare per un cretino. Non è che hai parlato una lingua diversa da quella che ti chiedeva lui. Probabilmente Giudai chiede questa cosa del linguaggio per una questione di paranoia, perché ha paura che gli umanoidi possano opporsi a lui e complottare contro di lui in una lingua differente che lui non comprende appieno. Quindi la mia tesi è sempre la solita: il Mana Bianco è stronzo ma ti fa credere di essere buono, il Mana Nero è stronzo ma non ci mette, ma te lo dice in faccia. E vabbè, detto questo, vediamo un po'. Direi che in realtà si è pure fatta one certa. Comunque, che mi dite questi Jutai e Jeskai? Avete mai provato a montare un mazzo Jutai o Jeskai? Io avevo provato a montare Jeskai, c'era stato un periodo della mia vita in cui avevo deciso di fare un mazzo commander per ogni colore. Jeskai Neo Jutan e Jeskai se danno limiti a qualche pre-release del blocco Tarkir. No, io sempre Silungar e Sultai ho fatto i pre-release di Tarkir. Non so che ancora non sapevo giocare. Ah, ok. Quello che si dice. Jeskai non mi ricordo. Avevo messo. Ah sì, mi sa che era partner Ishai più Ludovic. Di base era un brutto mazzo, fatto male. Doveva essere un wannabe control, ma veramente brutto.
Mentre di Abzan avevo fatto Daggatar tanto tempo fa, è stato quello forse il quarto mazzo Commander che feci. E Dromoka, vabbè, Selesnya e Azorius. Azorius non so se ho mai fatto un mazzo Azorius. Selesnya avevo provato un giorno una volta a fare il Maratandris. No, no, Trostani, che poi era diventato il Maratandris. Poi avevo fatto Boros, Quagruskos. Azorius, non mi ricordo. Fatemi un po' vedere le leggendarie Azorius. Ordiniamole per data di uscita. Forse lo volevo fare con Anna, non mi ricordo. Centurion non lo seguo per niente. Cioè, avevo, tra l'altro, uno degli autori di Centurion, uno dei creatori di Centurion è di Innistrad, lo sapete? È un discepolo di Innistrad, Crash Bolas. Ah, ecco, avevo fatto Quafasid Azorius. Sì, che poi era diventato Ifara. Ifara, sì, non mi ricordo. Non seguo il Centurion perché non mi, francamente non mi piace l'idea di comandare uno contro uno. Nulla con il contrario, eh. Cioè, la bellezza di Commander per me sta nel multiplayer. L'uno contro uno non mi piace. Ho giocato un po' di volte uno contro uno con Commander, però è più brutto. Non mi diverte, semplicemente. Poi io liberissimi di divertirvi, nessuno lo vieta. Nessuno, non sono qui a dire ah, oh, Centurion non dovrebbe esistere perché Commander è solo multiplayer, vergogna. Però a me non piace semplicemente. Se a me una cosa non piace lo dico senza problems. Non come il Malabianco. Vediamo se nel frattempo sono arrivate notifiche da PayPal su eventuali. Perché non mi mantiene? Niente, per ora ci sono solo i 3 euro di foul. Twitch non mi sembra che mi abbia inviato notifiche di sorta. Vabbè, comunque sia. Riello, c'è già un'idea sulla live? Sul tema per la live speciale che ti sei guadagnato facendo la donazione. Purtroppo ancora non percepita la misteriosa donazione scomparsa nei meandri dell'internet. La donazione di Ymir. Io ci rido e ci scherzo, ma vi prometto che appena finiamo qui veramente mi metto a capire che cazzo sia successo.
No, nessuna notifica da Twitch. Vabbè. Perché ci sono due di tre. Wow. No, che stupida, anzi. Una live intera non ce la facciamo, secondo me, a farla su questo discorso. Ti posso elencare ogni singolo buco di trama, se vuoi, però insomma, no, forse ogni singolo no, però la risposta in realtà è molto semplice. Non è affatto una domanda stupida, è una domanda che ha una risposta semplice, perché la storia di Magic è fatta da tante figure diverse, che spesso non collaborano e non parlano tra di loro. Le varie realtà non parlano tra di loro, non guardano quello che è successo prima, non certe volte semplicemente non ricontrollano quello che hanno scritto. E siccome la storia di Magic è fatta da tanti libri, tanti autori, tanti fumetti, tante cose diverse, è impegnativo effettivamente stargli dietro, ed è per quello, secondo me, che a questo punto adesso hanno assunto il Lore Master di cui parlavo ieri sera. Il pontefice del Malanero locale, americano, diciamo, quello che appariva nel video di world building di Capenna. Perché serve, se vuoi fare le fa cose fatte bene, e mi sembra che l'idea sia quella, perché se vuoi vendere questa cazzo di lore, se vuoi vendere Magic, devi fare una lore fatta bene, secondo me. Perché con le sole carte Magic non funziona. Cioè, quanto tira tira molto di più una lore fatta bene e un'attenzione per la lore. Guardate solo Arcane, cosa cazzo ha fatto a League of Legends. League of Legends è esploso. Per quanto League of Legends sia da sempre un gioco estremamente famoso e tutto quello che volete, anche lì probabilmente ci sono retcon e buchi di trama, però esce Arcane il giorno dopo tutti che vogliono giocare a LOL, esce World Spark, quanta gente esce il trailer di World Spark, quanta gente è andata ad informarsi sulla lore dopo il trailer di World Spark? Una marea. Una live sui vampiri di Magic, sì, va bene, dai, una bella live sui vampiri. In realtà anche quelli di Zendikar comunque volano. Comunque sì, una live sui vampiri del multiverso, va bene, ci sta, mi piace come idea. Ecco, una live sui vampiri è molto più, ci sta una live intera. Mentre appunto questa cosa del buco di trama, se può chiacchierare così amabilmente, è una domanda che purtroppo ha questa risposta. No, quelli di Zendikar non si trasformano, volano e basta. Quelli di Innistrad, alcuni possono trasformarsi in pipistrelli. Non tutti, ma alcuni sì. Cioè, di base il vampiro è una magia comunque che impara il vampiro per trasformarsi in pipistrello. Pipistrello. Il fatto di essere vampiro non è che gli conceda abilità soprannaturali diverse da quelle degli esseri umani, se non il fatto che succhiano il sangue e hanno. Cioè, il composto alchemico di Edgar Markov su Innistrad non è che ti trasforma e ti rende in grado di volare a piacimento. Ti rende un vampiro. Tutto là. Poi il fatto che sei effettivamente immortale ti permette di avere un sacco di tempo per studiare le varie forme di magia e per imparare anche la trasformazione in animale. Però di default il vampiro di Innistrad non si può trasformare in pipistrello. Se Jace e Geralf avessero la stessa voglia e lo stesso tempo dei vampiri di Innistrad di dedicarsi
allo studio della magia di trasformazione si trasformerebbero anche loro in pipistrelli senza problemi. Pur senza essere vampiri, intendo. Comunque, mo, adesso vediamo quando farla, perché mo dopodomani, no, domani finalmente cominciamo la lettura di questi bei fumettoni, questa roba qui. Lo dicevo l'altra volta in live a Alessandro, che lui fa le sue live di lettura, no, di Battaglia per Zendikar. Lui sta facendo Battaglia di Zendikar e vuole cominciare Kamigawa. Noi facciamo le cose degli anni 90. Questo fumetto è uscito in Italia il 1 giugno del 96, quindi non 30 anni, 26 anni. 26? Sì, 26. 30, 26, sì. 30 anni era il 92, sì, 26, ma io sono 93, dovrei averne 29, però sono di ottobre, quindi ne avrò sempre 28 fino a ottobre, quindi sì, tecnicamente 96 sono 26 anni, quindi noi leggiamo le fonti di 26 anni fa. Stare sul pezzo proprio. Sì, sono bilancia. Non so che cosa comporti questo, però io sono esperto solo di mana, non so i segni zodiacali. Che è qui? Apri. Sono esperto di Lord Magic, non di segni zodiacali. Io voglio capire quali cazzo erano, perché alla fine il signore lì di eBay che vendeva tutti i fumetti e le card, le preview cards, mica me l'ha detto quali erano le preview cards. Ho rosicato questa cosa. Volevo sapere, mannaggia la miseria, volevo sapere. Bilancia delle carte bianche che rispetto. Beh, è forte Bilancia, in effetti. Mannaggia la puttana. Madonna, ma cosa ho letto? Cioè, domani. Domani c'è la lore di Dominaria, ma la lore vera e propria. Aspettate, cambio scena. Main 2. Cioè, signori. Leggete un po' qui. Non si legge perché la mia webcam fa schifo. Mannaggia! Allora, tu stai fermo. Cioè, la storia di Dominaria del 96, signori. Con tutto il bene che vogliamo dare, assolutamente. Ho un lavoro eccellente con le traduzioni, però è mica Bao Bao Micio Micio qui, mica Battaglia per Zendikar, qui parlavo della lore, ma quella proprio pesante. Dissing Alessandro di traduzioni di Magic the Gathering Italia. No, non è vero, gli si vuole bene, è sempre il dissing come quelli che facciamo a Siu. In realtà lo rispetto enormemente e niente. Anzi, fa un lavoro eccezionale, Alessandro. No, dai, si fa perché è il dissing che facciamo anche a Siu. È il dissing buono, il dissing buono che piace a grandi e piccini. È il nostro modo di dire ti voglio bene. E apprezziamo quello che fai. Però no, in realtà è assolutamente Alessandro... Se no non parlerei di lui semplicemente, quindi è assolutamente un ottimo content creator.
Però qui si toccano livelli altissimi. Quindi domani ci andiamo a leggere sto fumetto e le rubriche secondarie del fumetto. Tra l'altro c'è sta splash page qui con l'esercito dei morti di Lindul. Devo trovare un modo di mostrarvele meglio le immagini. Mi sa che troverò il modo di spostare la webcam. Quindi mi vedrete di meno in faccia perché così vi farò vedere le immagini del fumetto. Poi magari quando ci mettiamo a leggere le rubriche mi rivedrete in faccia. E niente, quindi sta settimana è andata così. Domani facciamo appunto, cominciamo a leggere il primo numero di Era Glaciale, dei fumetti dell'Armada Comics Fantasy Press in Italia. Poi venerdì prossimo facciamo i villain circostanziali e potenzialmente li concludiamo i villain circostanziali. Sabato prossimo vorrei assolutamente fare i Sultai e i Silungar e domenica prossima vorrei procedere con i fumetti. Quindi mi sa che diciamo che i fumetti vorrei fare almeno qualche live prima di dare spazio a una live extra. Per quanto magari tra un po' la settimana prossima escono le altre storie di Capenna, credo, quindi potrebbe uscire di nuovo, come fu per Tamio, una voglia di parlare di quella roba lì. Però mi sa che a quel punto facciamo saltare le live del venerdì. Ma a parte che poi che sto dicendo, cioè in realtà tra un po' ci sono le vacanze di Pasqua, quindi cambia tutto. Il 14, cioè cambia tutto, fino a una certa cambia tutto. Perché settimana prossima ancora è normale, quindi programmazione normale. Quindi il 15, per esempio, io potrei non lavorare. Non ho ancora capito se lavorerò o no. Spero di no. Scriverò in maniera tale ai capi di non farmi lavorare il 15. Ma comunque il 16, 17 è Pasqua, il 18 è Pasquetta, quindi Pasqua e Pasquetta non si streama perché ci sono i parenti a casa. Però il 16 e il 15 sicuramente streamiamo e il 19 potenzialmente perché no. Per poi rifare 22, 23, 24, 29, 30, primo, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 3, 4, 5, beh, giugno non lo so cosa succederà. Vabbè, dai, me la segno comunque, Riello, la live sui vampiri. Live. Idee. Live per Riello sui vampiri di Magic. Nel frattempo, Riello, se vuoi approfondire quello che poi andrò a dire in live, puoi andare nell'archivio dove trovi la cara vecchia rubrica Domande su una razza. Adesso la metto a schermo. Torniamo a questa main, a questa scena e la faccio vedere a schermo. Dove ci sono un po' di informazioni interessanti. Aggiornate al 2000, non mi ricordo quanto. Eccolo qui. Vediamo un po' sui vampiri. Questi sono i zombie. Aggiornato al 2013, quindi forse non è particolarmente.
Mamma mia, che brutti questi post. Ok, no, fai una cosa, Ariello, non li leggere questi post. Non li leggere. Poi diciamo tanto di Matteo, no? Però parlare di questa roba. Stiamo per passare tutto il giorno tra palestra, aula universitaria, senza wifi, due in tutta l'università, una cosa pazzesca, cazzo. Roba che fuori è 23.000 attacchi e non appena varchi la soglia all'inferno, puff, niente più. Francesco, non gliene frega un cazzo a nessuno! Non gliene frega un cazzo! Ma voi perché dopo 10 anni, come facevate a seguire questo rompicoglioni? Scusate, eh? E sto parlando di me, ovviamente. Mamma mia! Voglio leggere di Magic! Che me ne frega del wifi che non funziona? Perché? Perché in cuor mio mi sentivo colpevole perché non vi stavo dando il post giornaliero in quanto non avevo il wifi. Quindi stavo lì pensando, oh mio Dio, adesso si lamenteranno, oh no, non hanno il posto giornaliero, si chiederanno dove io sia finito, adesso smetteranno di seguirmi, oh mio Dio, oh mio Dio. Capite a che livello di paranoia sto certe volte? Stavo e sto tuttora. Perché la persona che ero allora la sono ancora oggi. Dopo aver scritto un cazzo tutta la mattina, eccomi tornato a casa. Cominciamo subito con domande sulla razza. Quindi il post comincia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 righe più sotto. Quanto, se tornassi indietro nel tempo mi menerei probabilmente. Sarei bullo di me stesso. Non è vero, perché poi Matteo, sono sempre gentile con Matteo, quindi sarei gentile anche con me stesso del passato, però non lo so. Esatto, vedo quanti schiaffi ci daremmo. Se uno di noi dovesse trovare un Nexus di Yugin e viaggiare nel passato, ricordiamoci di prenderci a schiaffi. Potrei essere gentile con chiunque, tranne con me stesso. Comunque l'avete continuato a seguirlo, quel sommo di 10 anni fa, io veramente mi sorprendo ancora oggi. E mi continuate a seguire comunque in live qui su Twitch, nonostante non stia pubblicando nulla su Instad. E lì la paura non è più, oddio, adesso se ne andranno. Adesso è giustificata la paura, perché io sono un mese che non sto pubblicando nulla. Sì, Faol, scusa, mi sono dilungato pure troppo io. Questo pezzo di live. Bravo, bravo, domani ti voglio carico, mi raccomando. Dai, andiamo a dormire, va che si è fatta l'una. Si è fatta one certa. Quindi, detto questo, io vi saluto. Ci sentiamo domani per appunto il fumetto di Dominaria di Era Glaciale. Necronotte, ricordatevi di fare le sub, ricordatevi di fare le donazioni. Non cliccate sul tasto necrodonazioni, vi prego. Non lo fate finché non lo dirò domani in chat, domani in live che si può fare, anche se sicuramente nessuno lo farà. Però comunque state fermi perché devo capire che cosa sta succedendo con le donazioni di Faul di Riello. Quindi, detto questo, vi auguro veramente una buonanotte, vado a capire che cazzo è successo con queste donazioni. Bye bye!